In diretta. Ciao ciao a tutti, benvenuti. Com'è che dici, dici tu di solito? Bentornati a Sistema. Puntata, 3. puntata 3. 2, no, puntata, amica 19. Amici. puntata 19. le cose bene. Che sto okay. giro non possiamo giocare di montaggio e quant'altro. Sembra che hai pippato comunque, te lo dico. Sembra, sì. eh, <ride> la diretta il fascino della diretta. Che cazzo, l'ha mai fatto Una roba del genere? Io mai. e Punta stagione 3, episodio Pun 19, 19, è la puntata 100, siete qua? Sì, parla sì, parlami qua sopra, bravo stai anche poco bene, riguardati sì lo so, però insomma sono vecchio ma sono qua, adesso cerchiamo di insomma, io fa faccio il possibile e adesso poi sfilano la carrozzina quando finisce e mi portano di là ti vai direttamente, non devi neanche staccarti dal... No, perfetto allora intanto è bello vedervi qua, leggere i vostri commenti, e facciamo quelle cose che fanno gli streamer, eh? siamo un po' allora, Tommaso Profumo carichissimi, chissà se avremo modo di sentirlo magari un giorno uh, la nostra affezionatissima d'aria che si è collegata per prima un sacco di commenti ragazzi che bello eh, chi, chi vuoi anche Zanetello, buonasera. Buonasera Massimo Plessi, buonasera Roberto. C'è perfino qualcuno che non conosciamo, quindi la è cosa chi, è quasi. Ma chi è che non conosciamo? Noi mettiamo guarda ci un po' di lentia che c'è grandi. Ci sono dei nick che non riconosco. C'è un nostro Stalker, uno dei nostri stalker preferito <ride> che è Fulvio Chiodaroli, che finisce la peperonata e poi si collega. C'è il nostro caro amico Zilti, Bispapà, a cui facciamo ancora le congratulazioni. Eh, che bello, che bello, ciao ragazzi c'è Licia c'è gente che in Finlandia ha internet, un saluto esatto, che salutiamo molto eh, Luca Rossi presente ah che belli, che belli che siete basta, poi finiamo qua, non abbiamo nient'altro da dire sì, dovevamo fare un'ora e mezza a parlare del disco di Judas Priest e chiuderla qua sì, che è bello No, no, e non è, be è, okay. è bellissimo, è meraviglioso, è, è, il, è basta. Vai come quelli che dicono... Classifiche siamo... di fine anno domani, De Giorgi chiudi tutto, visto che sei sicuramente in ascolto quando hai finito di mettere a letto i bambini, mettilo in, in top list e finito l'anno. No, seriamente, ci siamo resi conto di cosa hanno fatto i Judas Priest Sì. Sì, io sono cioè, leggermente meno. È molto bello. Calma, posso dire che. Cioè, però, una volta che i no, dinosauri okay, okay, hanno fatto una roba bella. godiamoci. ma è merito di Snip, però sì, diamo i meriti sì. a chi c'è dietro. No, ah, che noi siamo sempre quelli che sono critici con questi grandi vecchi, oh. e i made, no, in no, i Metallica no, oh, e i Mega del Bhai. Una volta che è venuta fuori una roba fatta bene. No, no, ma siamo contentissimi, figurati. Allora, intanto ti arrivano i sei... No, Necropolenta, Logout, <ride> mi spiace. No, rimani, rimani. Non parliamo più di Judas Priest, anche se eh, ricevi anche i saluti personali, Dennis Non è comunque una Oddio, la Manuela. E che no. dovrebbe stare in Svezia, okay. Beh, sì, sono tutti sì. là, sono tutti a nord. Siamo, Siamo gli unici due estorti sono... che sono rimasti qua. C'è qualcuno di più meridionale di noi, sicuramente. C'è addirittura Massimo Mammarella che ha un orecchio qua e un occhio a un posto al sole che comunque mi sembra una buona soluzione, cioè comunque l'effetto podcast. Anche perché è un buon augurio, un posto al sole è arrivato alla 4516. Eh una... puntata, non muore mai, faccia se arrivarsi. Vogliamo noi... aprire il vaso di Pandora di un posto al sole? Quanto è metal un posto al sole? Quanto... No, non credo, mm. non credo. No. Bene, allora cosa, di cosa volevamo parlare? Beh, intanto che è impossibile, cioè, a me sembra impossibile che siamo arrivati a 100 poi... puntate, doveva finire tutto molto prima nella prospettiva, e invece Oddio. siamo ancora qua. Poi, insomma, voglio dire, siamo, siamo contenti, siamo contenti. Sì, sì. Siamo contenti no... contentissimi. Non è che non ce l'aspettavamo, però è chiaro, quando abbiamo iniziato nel lontano. Eh, nel lontano 2021, nel lontano 2021 eh, insomma, sì, con pochi mezzi, un audio di merda, non questi fior fior di microfoni, un mixer, delle telecamere, qualcosa che adesso ci hanno portato. Guarda qua, salutiamo anche Maeldown TV, i nostri cari amici di Bolzano. Eh, e siamo contenti, siamo molto contenti. Eh, vi ricordiamo mh, che noi siamo contenti, però che ne so tipo cioè abbiamo le magliette ecco guarda io per l'occasione ma non solo per l'occasione vediamo se mi si vede meglio ho la maglietta del, del podcast che voi potete comodamente se scrivete a noi ve la possiamo vendere a un prezzo irrisorio se dimostrate con uno screen che siete anche presenti alla diretta avete commentato Dennis ci mette lui sì. la differenza vi fa uno sconto del 50% assolutamente sì Seriamente so, sono un po' emozionato, eh, lo dico. Lo eh. so, Adesso ti, ti, ti va giù la botta della cocaina, quindi torni normale. No, Seriamente, no, no, no. E, <ride> è, è molto bello essere qua per un motivo. Abbiamo costruito un gruppo di persone che ci seguono. E i messaggi che riceviamo sono mh, lusinghieri e bellissimi. C'è gente che ci dice che gli facciamo passare il tempo quando hanno delle giornate difficili, c'è chi ha dei lavori particolari. Che ha bisogno a volte di distrarsi, e si mette in cuffia. C'è gente che gli abbiamo ricordato determinati episodi della loro gioventù con cui, grazie alla musica, hanno superato difficoltà. Questo, al di là delle stanzate che diciamo, ha un profondo valore. Perché visto che queste robe qua non si fanno i soldi, io direi che insomma è... comprate le magliette. No eh. dai scherzo, e... altro? Vi ringraziamo ancora, ripeto, io sono ancora un po' emozionato, lo dico così sinceramente, è bello... Bene, allora, Bene. stinossi della puntata, sì. abbiamo delle incursioni, ne abbiamo una decisamente più commerciale okay. e che arriverà fra pochissimo, sì, visto allora, che siamo partner io... di gente che ci vuole dare un sacco di soldi ed è anche giusto che, insomma, li, certo, li portiamo sì, a casa. i pochi, pochi soldi che guadagniamo... Eh, cioè possiamo guadagnare almeno ci li portiamo a casa però a qualcuno ci ha fatto delle domande io partirei intanto con la prima domanda e poi passiamo a, ad altro a un ospite annunciato che si è anche annunciato da solo l abbiamo annunciato noi ma era eh, arrivato tra poco eh, tra l'altro Roberto Barizza che è qua, è presente tra i commentatori se non sbaglio Roberto B ci chiede per ascoltare la puntata monografica su My in Bride chiedo a migliaccio chiede a migliaccio chi, chi è migliaccio <ride> In questo momento no, no. Era, no non ce l'abbiamo Migliaccio, non no. lo so, c'era un, un giocatore del Palermo che si chiama Migliaccio, ah, sì. però non credo che no. intenda lui, adesso magari ci Allora, fai... è vero, abbiamo dei debiti, abbiamo un de in debito Beh, una, una maglietta girly shirt per sì. la Elisa che ce l'ha chiesta mille volte e abbiamo una puntata su My Bride: prima o poi un paio di puntate Doom le faremo e insomma, non preoccupatevi che siamo gente di parola. C'è Andrea Valentini che dice come non si fanno i soldi, non siete straricchi? No. E, no cioè e, siamo ricchi noi di famiglia. E se l'andrea Valentini che conosco io, che ho in mente io, è quello che sotto sotto mentite spoglie gestì il sito del Festival Bar in anni un po', è un futuro ospite che prima o poi becchiamo. Ah vabbè, ma c'è qualcuno che non è un ospite, non sarà un ospite? Domani, beh, qualcuno si sì, dai, scherzo. Ok, dai, è arrivato il momento. Qui le trombe, diamo il benvenuto a Davide Straccione, direttamente wow. da, da dalla tua pescara. le effetti la pescara, sono in giro. Sei in <ride> giro, a fare che? A fare che? Sono un, un beaver. No eh, a parte gli scherzi, io come sapete collaboro con lo SCAM, il lo, locale di Pescara che organizzo concerti e lavoro anche al bar. Stasera organizziamo la proiezione di, del film di Richard Benson, eh, in un, proprio nel cinema della città, quindi inizia tra pochissimo, e appena, appena finisco di chiacchierare con voi andrò andrò lì. O se no puoi fare come alcuni dei nostri ascoltatori, cioè ti ascolti noi in cuffia mentre vedi le immagini di Richard Benson, però senza audio secondo me perde qualcosina Eh sì, Orse. vabbè. Eh. Spero lo, lo metterete su Spotify da <ride> domani. Sì, sì, sicuramente. Allora. allora, intanto congratulazioni per tutto quello di cui ti occupi, ma soprattutto oggi è la giornata in cui ci sono stati ben dieci annunci, nuove band del Frantic, tra cui insomma qualche pezzo bello grosso tra cui Napandetti, Bonavosiris. Come è, com è andata sta giornata qua di, di annunci? Perché è stata è una buona. giornata molto, molto importante, e ancora una volta ho, ho ricevuto il calore veramente da, da parte di tutti e tra Instagram, Facebook, insomma i social dove siamo presenti abbiamo avuto veramente tantissimi commenti, tantissime reaction e ed è stato bellissimo, anche perché erano un paio di mesi che non... Non tiravamo, non tiravamo fuori i nomi a parte ieri che abbiamo fatto un annuncio un po' stram, strampalato. Sì, eh, eh, after hours, dopo giusto? Da domenica, no, i maestri si sì che il franti quest'anno durerà i soliti tre giorni. Poi noi abbiamo sempre un, un opening party che annuncieremo sempre molto a ridosso. Quindi il 14 agosto. Quel festival era proprio sarà 15, 16 e 17. E quest'anno abbiamo pensato bene di, di fare un una cosa così in chiusura, eh, però che non fa parte del festival, ma è un po' un evento collaterale. Quindi sfrutteremo il main stage del Frantic e ospiteremo eh, i Marlene Punz che stanno portando in giro i 30 anni di Catastica. E potreste per favore fare in modo di identificare tutti quelli che rimangono la domenica, cioè proprio nome e cognome e fotocopiare i documenti sì. che vorrei conoscere, adesso seriamente sarei curioso di vedere quanta gente che si è fatta tre giorni di Frantic decide anche di rimanere la domenica, vent'anni me... fa nessuno adesso secondo me boh, potremmo avere delle sorprese Ma secondo me ce ne saranno alcuni, più che altro perché abbiamo portato dentro al festival molti non metallari Esatto, perso persone che sono fan della musica rock heavy rock in generale, e che magari gli piacciono alcune band, non so, magari quelle, quelle più alternative, però dicono: Cazzo, il festival è una figata, resto anche ne nella giornata più death metal. Ed è, ed è gente che insomma è passata da farsi la giornata dei Godflesh a, a farsi l'abbonamento intero, perché alla fine è sfigo. Tra l'altro, non so se l'avete notato, hanno annunciato il Jazz Is Dead Festival 2024 di Torino. Ed è una rassegna di roba strana in cui c'è Jazz, musica sperimentale, Godflesh, John Zorn. E è la prima volta che mi capita, è finita anche su radar dell'Algoritmo che l'ha proposto a me, che notoriamente ascolto molto metal. Quindi. Secondo me mh, i ragionamenti che state facendo voi al Frantic eh, un suo senso ce l'hanno, bisogna vedere quanto il pubblico italiano è pronto, in Olanda di sicuro, qua vedremo insomma, dopo festival è una roba, l'ultimo giorno un altro, però secondo me sono segnali questi qua, dopo sì, ognuno infatti, prende quello che gli piace. La serata di Marlene Kunz ha un biglietto a parte, extra festival diciamo, però chi ha già preso l'abbonamento può soffrire di, di una scontistica. E, e comunque parliamo, parliamo comunque di una band eh, cioè della de, de più importante de, de, del rock eh, alternativo italiano. Quindi, comunque in senso lato, ci sta. Non l'avrei mai messo proprio nel festival. Ma si è, si è venuto a creare questa, questa occasione. Questa situazione ho detto perché no, visto che il palco è già lì. Eh, <ride> noi siamo già lì. Allunghiamo di un giorno. Però, non sarà una una giornata sarà solo la sera al massimo con un paio di supporti. Ascolta Davide e il tuo rapporto personale con quel tipo di alternative lì qual è? Eh, non, non lo non ascoltavo me mentre è uscito perché comunque a parte che ero troppo piccolo proprio eh, mi sa che eravamo troppo piccoli sì, sì. io sono dell'86 quindi primi anni 90 insomma, facevo le, le elementari eh, però l'ho riscoperto più tardi. Eh, a me piacevano i Blue Vertigo in realtà, eh, quando sono usciti, quindi una fase un po' successiva. Poi mi, piacevo, mi son, ho ascoltato molto i Santo Niente, perché era, era un gruppo di quella triade sì. del, 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 di quel periodo alternative rock, Santo San, San Niente, After Hours, Marlene Kuntz. Poi hanno avuto meno fortuna. Eh, però essendo abruzzesi eh, ho, ho avuto un, più un legame, tra l'altro due degli zip con la mia band precedente sono finito a suonare nella, nella live band, cioè nell'ultima formazione in realtà, so quindi forse ho avuto un approccio di, di quel tipo con l'Alternative Rock e poi insomma l'ho riscoperto, però non, non sono mai stato una, un fan accanito, devo dire. Ok. E vuoi parlarci di, ecco, di, di alcune delle band che avete confermato, a parte diciamo i nomi principali, c'è cioè qualcosa che secondo te vale la pena di segnalare? Ci cioè sono tanti band chiaramente anche eh, di livello un attimino più underground, qualcosina che secondo te merita un po' di attenzione da parte del pubblico che sono da, da scoprire? Oh. Sì, sì delle band che abbiamo annunciato oggi chiaramente oltre a Borno e um, Napalm Death sono sicuramente le più affermate Napalm Death tra l'altro li abbiamo avuti nel 2019 ed è, sì. ed è un piacere riaverli in realtà sembra, sembra ieri perché ci sono stati gli anni di pandemia di mezzo, quindi per me Napalm Death ci sono stati relativamente pochi anni fa, in realtà ce ne sono passati cinque eh, però a parte loro sono eh, sono, sono molto curioso di vedere gli Unviar, non so come si pronunci perché... Unviar. Sì. Un quando mi hanno proposti oh, insomma, mi sono sembrati subito molto particolari perché insomma, un tipo di, di black metal cantato eh, nel, nella loro lingua madre eh, è sicuramente interessante. E poi abbiamo due band americane più sul... Sul Proto Metal sono i m, Duel e Death Chant sì. che dal vivo sono due band incredibili. I due li ho scoperti oggi grazie a te, ti dico la verità, era un nome là in sì, fondo mi sto... in Ho preso la un'esibizione live che c'era su YouTube, una bomba. Sì, sono per giro scoprire Heavy Sounds di mm. romana dedita ed appunto a Stoner Doom, Sludge eh, e queste sonorità qui. Eh, tra l'altro che io ho fatto a Pescara già un paio di volte, ho ad un Tube Cult Fest diversi anni fa e eh, li ho rifatti anche allo Scam. Sono in tour spesso, hanno suonato anche all'Elfest, insomma, sono una band che gira parecchio. Sono eh, disponibile ad agosto, quindi. Eh, non me li sono lasciati scappare. Eh, Death Cent sono invece anche un'altra band eh, sono più, più heavy metal. Però non ha un'attitudine molto molto slabaiola, molto rock. E negli Unvia ci suona Manuel Scapiniello che è l'artista che ci ha fatto la compatina di Sulfo 2. Eh, e l'interpretazione della copertina degli Spite l'ha fatta lui. Quindi... e quindi C'è un altro gruppo collegato lì che sono i Solfa ex gates of doom dove suona sempre lui che stanno per è altri insomma è un giro di musicisti che se di solito quando producono cose le producono bene ecco. bene Sì, sì, bene, molto allora... interessante vai. no no vai vai di pure no ci sono altre band italiane come sonum, otus, sì. death mantra sonum, for lazarus sì. che sono due miei eh, ex eh, compagni di band Zippo, fanno un po' rock eh, molto figo, eh, sono tornati con un disco dopo 12 anni eh, insomma, tanta roba interessante eh, sia negli annunci di oggi che in quelli già, già annunciati e mancano solo 5 band, quindi ci siamo quasi non siamo mai stati così avanti col programma in, okay, questo, in questa fase dell'anno Queste 5 band, diciamo, arriveranno con calma, senza una scadenza o già Sì, per sì, mi, vedi... mi aveva detto, allora, Gojira mi hai detto sì. eh, Senta, un palco piccolo Sì, Behemoth e poi aspetta, non mi ricordo ah, luna che richiede Mauro. Conmento il Calto Pluna che ci stanno benissimo. C'è ah, ultimamente una persona su Instagram che commenta da una decina di annunci ormai. Electric <ride> Wizard. Ogni annuncio e è e questo basta. commento. Che tra l'altro adesso se ci penso è un po' di anni o che non meno, li vedo, sarebbe anche ora. Un'idea interessante poco impegnativi da gestire insomma. Eh, non giusto. ce l'hanno fatta quelli dell'Elfesto a tenerli buoni, mi immagino voi è una bella, sarebbe un bel impegno mi piace per deluderla questa persona ma eh, quest lo so, è... vabbè. siamo troppo avanti per avere uno, un altro sì, di quel calibro sì. però no, ci saranno ancora delle chicche da eh, ma, infatti, ma poi c'è non c'è so, ma modo, magari l'anno prossimo chi lo sa so. Va bene, allora io passerei alle, non dico le cose formali, Chi è che diceva un vecchio sì. dirigente del Milan, è andato in disgrazia. Allora, no, noi siamo anche qua perché abbiamo detto, vabbè, con questa cosa mettiamo in palio del merchandise del Frantic, facciamo tre domande. Allora, una a tema generale, tutto è abbastanza semplice, ecco, una a tema Frantic e una a tema si stava meglio quando si stava Metal. Sì. Ok, premetto una cosa. Rispondete, fate i bravi, eccetera, eccetera. Poi io con calma domani mi vado a vedere la cronologia. Non è che adesso mi guardo i commenti di tutti e dico annuncio i vincitori. No, a dire la verità, eravamo d'accordo con Davide, lui c'ha già il pacco pronto col pennarello in mano. Vada a mailbox adesso, <ride> <Okay>. giusto? Quindi, <ride> okay, se, visto se per piacere ti spicci, la gente qua è organizzata. Dopo vedi tu. Bene, allora comincio, ragazzi. Attenzione, siamo comunque un po' di persone carichi. Allora. Vabbè potete tanto usare internet, cioè non è che è difficile, quindi è una questione di tempismo, ma rivedo, non vi diciamo chi, eh, chi vince subito, perché non si può. Allora, come si chiamava il primo cantante di Judas Priest? Questa è la prima domanda, qui esatto. parliamo di una di quelle entità mitologiche dell'heavy metal che era lì lì per farcela e non ce l'ha fatta. Quello che, tra l'altro, poi in preda ad una sana invidia, ha intitolato un suo disco solista Victim of Changes, che ah, è claro. Poetic Justice all'estrema maniera. Ok, questa è la prima domanda. Poi se volete rispondere tutti assieme, tanto alla fine conta l'ultima risposta. E... Domanda frantic. I tre headliner della prima edizione del 2017. Te Tu te li ricordi Davide? Sì, li sai a memoria così tutti? O ci devi pensare... Yeah. Non li posso no, non dire. Li puoi dire. No, non li puoi dire, <ride> però noi ti, crediamo, noi ti crediamo sulla fiducia. Ecco, vedo, vedo solo risposte ironiche comunque, spero che qualcuno si stia preparando per risposte serie. G Gigione e Gio donatello. <ride> Ok, mentre la domanda podcast, allora, questa non è per davvero, faccio quella ironica, quindi no, abbiamo citato più volte Gravedigger o Ferriz mm. in tutto il podcast, se ci fosse un contatore che ce lo dice, magari, magari non, ma non lo possiamo sapere. No, la domanda seria è... Visto che siamo video, visto che siamo live, quando è stata la nostra prima puntata in cui avete potuto vedere le nostre facce? Esatto, c'è stato un momento perché c'è stata cui... una serie di puntate in cui c'è il logo, e c'è proprio il podcast audio. Dopo io sono riuscito a farti convinto che sarebbe stato il caso di farla anche dal vivo, cioè, con le facce su YouTube. Con le facce su YouTube. Quindi ecco, queste sono le tre domande, Ve ricapitolo velocemente. Primo cantante di Judas Priest, headliner della prima edizione del Frantic e la nostra Puntata, il numero della puntata in cui per la prima volta siamo apparsi così belli, meravigliosi in video. Insomma, fateci sapere. E basta, bon, Davide. Io ho un paio di domande per Bye. te. Vai. Mm. Nel momento in cui sono entrato a far parte, in parte ad aiutare Valerio in Duston, ho cominciato a vedere le cose ancora un po' di più da dietro. E a volte mi stupisco perché ci sono musicisti o promoter o cose che ti dicono delle cose assolutamente incredibili, che tu dici, ma, ma sta dicendo davvero? Allora, avete voi delle band che magari tipo sono state lì l'anno scorso o erano state lì l'anno prima e l'anno dopo Dove allora, suonavo ancora e voi dite oddio ma insomma avete suonato l'anno scorso o delle situazioni paradossali di gruppi che magari vi si invitano loro e però hanno un rider completamente cioè ci sono delle robe che voi tra di voi senza fare i nomi ma questi fanno davvero oppure da un livello di come il frantic in su insomma bene o male gira tutta una professionalità di base Avete degli episodi ovviamente senza nomi qui, dice, ma questi fanno sul serio? Vi capito organizzando? Tu intendi band che hanno Che le sparano le... grosse in tutti i tipi, o che vorrebbero suonare tre anni di fila, o che hanno delle pretese incredibili, o... ma, ma no, cattivi che vogliono soldi, gente che proprio capisci che stanno fuori dal mondo. A me sta cominciando a capitare ogni tanto, arrivano delle, delle submission di demo di gente che c'è uno che ci ha mandato una roba, Pop e che si ah, professava sì, fan di Duston. <ride> ci, ci sono molte band ma questo accade anche per, per il Tube Cult Fest che è l'altro festival che organizzo che quello è quello ancora più settoriale perché è tutto sludge, Stoner, Doom e magari mi capita che mi scrivano band eh, di, di generi totalmente lontani e dico oh, mh, cioè stai, stai un po' buttando nel mucchio e per il Franti chiaramente arrivano tante proposte di, di band che non, non sono in target. Eh, però, boh, a parte questo, la cosa più simpatica forse c'era una band. Adesso non faccio il nome, ma tanto non è nulla di, eh, nulla oh, no. di, di, di scabroso. No, è che nel, nel Rider c'era scritto che mangiavano solo pollo grigliato. Io immagino okay. questi pegano palestrati. E, ah, okay. Quindi Pollo alla griglia ogni, ogni sera e c'era scritto proprio sì, ogni sera. E, ah, oppure sì, il sì. Rider del Benediction, questo lo dico perché era molto, invece, molto simpatico. Eh, ripetevano la parola birra e lager, in particolare. Eh, ogni, ogni due o tre righe. Ad, eh, tipo: <ride> ho detto lager: tipo, lager appena lager. arriviamo, lager appena lager nel furgone che ci viene a prendere in aeroporto. Okay. Birra in camerino, birra sul palco, The Dimension Lager era, era un continuo. Era molto simpatico. Chiaramente mi sono premurato di, di fargli avere la, la birra anche nel furgone che gli è a prendere e sono rimasti molto contenti di questa cosa. Vedi, però, Beh, a parte questo, no, a parte gli scherzi, non c'è stato un episodio in particolare eh, o, o band che prestano personale ogni, ogni anno. Cioè, si sa che se suoni al ad un festival in generale almeno per tre o quattro anni non ci, sono, non ci risuonerai ok e hai dei gruppi power metal che si offrono eh, no come no Ma però che... no, no in realtà sì ehm... l'anno scorso mi avevano proposto i virgin steel ah ok cioè quel tipo di quel tipo eh... però sì proprio power metal ehm... Tipo, i rhapsodi non mi sono, non si sono mai proposti, ok Ma no, comunque non, non abbiamo uno storico di power metal, però così come non abbiamo uno storico di metalcore o deathcore però quest'anno abbiamo Born of Isle, nel senso. Tutto è. può essere messo in discussione se ha un certo senso, se la band è in tour, se, se vedo che, che può avere una certa attinenza in qualche modo. Ok, vabbè. Ascolta, e, tu come ci hai conosciuto e quando? Allora, ehm, io non mi sentivo... ricordo più. Da un certo punto in poi ci siamo messi in contatto, non so come, è stato facilissimo. Ricordi. Eh vabbè, A Allora, sentivo parlare di voi da tanto tempo, cioè proprio il nome ci stava meglio quando stava Metal. Lo leggevo spesso, però come ogni cosa io, quando vedo podcast puntate che durano un'ora e mezza. E che c'è cioè. no, già uno storico di, di 70 puntate dico cazzo eh. Eh, okay. io poi sono uno completista nelle cose quindi eh, non riesco sì. ad iniziare una cosa e poi finirla domani quindi quando leggo un'ora e mezza che devo avere un'ora e mezza in questo momento e eh, non, sem non sempre è fattibile la prima puntata che ho ascoltato è stata quella con Daria Daria De Brocchi okay. eccolo ehm, però credo che tu mi abbia contattato, Dennis, mi abbia contattato sì. prima, eh, che ero tra l'altro in tour, non mi ricordo, ero in tour come driver per una band e mi avevi contattato dicendo oh, vorrei fare una puntata con te. Che ne abbiamo già fatta una l'anno scorso, e, e quindi da lì, quando sono tornato, poi ci siamo sentiti. Però ho iniziato mio. proprio ad ascoltare da, dal podcast secondario, dalla puntata secondaria. E poi da lì credo di averle recuperate quasi tutte in realtà. Perché nelle mie nottate in cui facevo pacchi per Spike of Records, <ride> mettevo il podcast e, e ascoltavo anche due o tre di fila. E soprattutto nei viaggi mi, mi fa molta compagnia. Bene. Sì, infatti, anche io sono un consumatore di podcast in macchina più. Che... Vedi. O quando fai le pulizie, tu non... Non, non, non consumi quando, che ne so, devi stare lì, pulire per terra, mettere in ordine le lavatrici, piegare le cose, no, magari avete, vabbè, voi non lo fate. Vabbè. Poi ho iniziato 180. dalle puntate in cui conoscevo gli ospiti, eh, certo. che erano in qualche modo, conoscevo gli ospiti, erano miei amici, o li conoscevo di persona, e poi ho recuperato quasi tutto, in realtà è super interessante perché poi vengono, sempre fuori, spunti molto belli, molto interessanti. La tua preferita in assoluto? È <ride> eh, difficile, molto difficile, mi è piaciuta molto quella con Cristiano Borchi degli Stormlord, okay. che descrive, descrive un periodo storico che io non ho vissuto, ehm, romano, che comunque è una scena che ho frequentato molto più avanti, eh, però di cui alcune persone eh, sono ancora in giro. Ed è incredibile pensare come in quegli anni si facessero cose eh, ricevendo demo, facendo radio, così passando metal estremo in una radio di... che fa tutt'altro. Eh. Erano tempi veramente diversi. E quella è stata molto, molto figa, ma ce ne sono tante, non, non saprei ecco, ne approfitto invece per chiederti una domanda dal pubblico il nostro amico Dilti ci chiede potete chiedere a Davide se conosci Putrid Carnage? così, solo per farmi scoppiare il cuore all'improvviso di gioia se rispondi sì, suppongo. certo, conosco, conosco la band io prima organizzavo concerti all'Orange Rock Café che adesso ha chiuso e abbiamo fatto suonare diverse volte sì, sì. Vedi? Quindi saluto Putrid Carnage Oh, le, speriamo di, che tu abbia fatto scoppiare di gioia le persone. Bene, bene. Ok. E, niente, tu c'hai Benson che inizia, dici tu quando devi andare? <ride> no, no, Valetta, ah, resta qua con noi, ma alla fine... Cioè, <ride> ha detto che tanto... No, detto, allora? hanno, hanno scritto che iniziava alle nove, però ma sì, dai, alla fine qua con calma ah, Sì, secondo me sta iniziando adesso. Ma, ma tu sei davanti però... al cinema, quindi letteralmente davanti al cinema. Da vicino, vicino, sono vicino a, al fiume. Ah, e quella cosa, non ci sono le, gli anziani del posto a cui chiedere qual è il disco preferito di Sentenced? Purtroppo no. Purtroppo è no? Perché di no, sera saresti... qui scompaiono tutti. Eh, perché ancora non è stagione, ma ne, ne, tra ne, due già, mesi... siamo sì, sì, vic vicini al mare, ma eh, non è frequentato in questo periodo dell'anno. Ok, invece gli Shores of Null come stanno? Parte sempre in tour, sempre a suonare, madonna mia, datevi... Un no, un adesso ci fermiamo, no, ci fermiamo un attimo <ride> <ride> no, eh, abbiamo, abbiamo iniziato col botto il 2024 perché abbiamo suonato al 70.000 Tons of Metal Che, esatto, esatto. che chi non mandare. lo conoscesse Vai. è quella figata, quella crociera che parte da Miami e va ai Caraibi e a bordo so, di Sodom Bride, eh, Catatonia e Plaingarbia e poi c'eravamo noi <ride> <ride> e, <ride> No, è, stata, è stato incredibile perché poi lì ogni band a bordo fa due set, uno all'andata e uno al ritorno. E, ed È stato incredibile, veramente. Soprattutto perché l'invito è arrivato un mese prima circa, quindi molto, molto a ridosso. Ecco lì la cosa interessante: ma l'organizzazione vi ha anche dato gli aerei pronti? Vi siete dovuti prenotare voi? Con lo, cioè, cosa si sta e... a livello. L'accordo? Allora, ci hanno, ci hanno pagato una, una fee, diciamo, bene, sì, e, e diciamo, i voli li abbiamo coperti noi da, okay. da, quello, da quello che ci hanno pagato. Sì, non, ha, non prendono i voli per sé, però ti danno insomma, abbastanza da coprirli. Eh. Quindi vi hanno solo detto, questo giorno, a quest'ora, voi dovete essere davanti al Molo 9 di Miami esatto. per salire su. Sennò esatto, partiamo. poi... Poi lì avevamo chiaramente le camere e mangiare, mangiare e bere. Non gli alcolici, però per gli alcolici avevamo un piccolo budget che ci hanno caricato sulle, sulle rispettive carte, eh, però tutto il resto andava pagato a parte. Insomma, le birre costavano 10 dollari, quindi. Quindi diciamo l'ammontare che vi hanno dato era sufficiente da, per. In... Ma era sufficiente per un 5 birre, però sai, sei lì 5 okay, giorni. Uh, però tutto il resto mangiare. e non potevate andare a discount non, non c'era <ride> discount no, no, no. <ride> però quando siamo scesi in Repubblica Dominicana lì potevamo fare acquisti e portare però su quello che ti perquisivano ah. l'alcol quando dovevi rientrare quando dovevi salire a bordo quindi. ah come vi siete ritrovati a un concerto in Italia insomma praticamente che bello <ride> e per curiosità Qu sì. Quanta gente c'è? Qual è il sold out del 70%? Non ne ho veramente idea. Allora, il sold out è a 3.000 persone. Mm. Quest'anno non era sold out, però, secondo me, più di 2.000 comunque c'erano. Okay. La, la, la cosa bella è che non c'è una vera distinzione tra artista e pubblico. E quindi, cioè, Puoi avere nella stanza a fianco una band e, e accedi al palco da dove accedono le persone normali. Quindi ti puoi ritrovare tranquillamente i Blind Guardian in ascensore. Cosa che mi è capitato e. tra l'altro. E ho anche scoperto che Marcus, il chitarrista, ha visto entrambi i nostri set, Marcus e Blind Guardian, che ha avuto modo di parlarci. <ride> Bene, Beh, insomma. Dai, insomma. Senti, Beh, le Gadi hanno sempre dato l'idea di essere veramente così, dei compagnoni, sì, anzi sì, fin troppo, sì. bello sentirlo confermare. Insomma. Poi in realtà a bordo hai, hai pochissimo tempo per, per incontrare le persone perché è tutto super frenetico, concerti dalle 10 del mattino alle 6 del mattino dopo, e quindi è veramente quattro palchi, di cui due sempre in contemporanea, però sì, cioè per noi è una figata perché comunque suoni davanti principalmente ad un pubblico americano, sudamericano, ma... Anche in parte, anche europeo e di altre parti del mondo. Quindi è un po' come suonare, un po' come fare un tour mondiale in, in brevissimo <ride> Dormendo tempo. Dormendo nella stessa stanza. Però sì. si dorme meglio, ecco, penso. In, no, cioè, si, si dorme bene, si dorme bene. È stata un'esperienza molto figa, devo dire. E adesso beh, abbiamo, abbiamo delle, delle date in Italia. La prossima è al Church of Crow di Pinerolo dove ci sarò eh, anch'io. Ah, esatto, rispondi a una domanda. Qualcuno, devi... qualcuno ha chiesto se ci si vede a Pinerolo, vedono te a Pinerolo. Sì. C'è perché... tutto un magna magna anche a Pinerolo, sì. i Shows of NAL, ma è presto per annunciarlo, vedremo insomma. Ah, un'altra eh. marchettata, eh. eh, eh, siamo in Italia, bisogna organizzarsi, siamo, no? non è che siamo. poi Bene, ultima domanda, sono veramente curioso, l'hai sentito Judas Priest? <ride> Non l'ho ancora sentito ma ne sento parlare benissimo, quindi lo, lo farò subito, cioè molto presto. Beh, quindi come, secondo me fai come quel fenomeno io che ho visto il trono di spade però in lockdown, tipo, quindi due anni dopo che era finito perché tutti dicevano ah che figata è il trono di spade, io l'ho visto dopo. A parte la stessa, lo ascolterai tra due anni quando nessuno romperà più cazzo, secondo me. Probabile, un... no, beh, no, comunque... Devo aspettarlo prima in realtà, perché... Ho letto commenti di, di persone di cui ho stima e so che non dicono cazzate. Quindi... Sì, non parla Però di te, è un, no. un album piacevole. Ah, e a proposito, hai nominato il, il Tube Cult Fest. Fatti un po' di pubblicità, seriamente, che è un altro evento. Io <ride> no, non sono bravo a fare pubblicità, eh, per quello ci siete voi. Eh, no, è un festival tra l'altro molto più longevo del, del Frantic, è nato nel 2008. Quando io avevo da, insomma, da pochi anni gli, gli zippo, e, ed è nato come un festival per, per fare. È iniziato con degli scambi, scambi data, quindi tutte le band che abbiamo conosciuto nei vari tour, e poi da poco a, a poco a poco è diventato un festival, uh, nel suo piccolo, però fermato nella, nella scena Stoner Doom, uh, e sempre avuto headliner interessanti da UFO Mammoth, Bomzilla, With Eater, uh, e e chi più ne ha più ne metta. Quest'anno eh, Demon, che è il progetto di, di Urro degli UFO Mammoth, o i Cadabra uh -huh. da, dagli Stati Uniti, sono Bosco Sacro, Bottomless e... Eh, e... Eh, eh, eh. vabbè tante altre belle. Bottone pesante, ponte del, pesa pesante esatto, ponte del Diavolo. Bottone pesante, esatto, Ponte del Diavolo. Bottone pesante che recuperiamo dopo l'anno scorso perché l'anno scorso il festival è stato fatto durante il terribile alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e loro non, non sono potuti scendere. Erano è bloccati. vero che era erano weekend bloccati lì. quindi sono felice di recuperarli. E il festival si farà il 25, 26, 27 aprile tra Scam e Manuata, che sono due locali adiacenti, due locali super piccoli però... Che sono sfruttati a, a mo' di doppio palco, quindi palco A e palco B, con band stile a... Netherlands con i locali. E, stile, guarda, hanno sempre definito il, il piccolo roadburn sull'Adriatico. Eccolo. Quando, quando, quando il roadbarn era solo di, però, di sonorità più di questo tipo, adesso è troppo sperimentale ah, yeah, per quello che facciamo noi. No, no, io apprezzo parlata. molto, ah, ah, okay. apprezzo molto. Mi piace molto il roadburn, però noi siamo rimasti più di un'attitudine sì. più. Più più valvolare la meta, la beh, ci sta. No. Però come tipologia di, insomma, di festival diffuso. ecco Buono. E... Mh, altra cosa. Quella è l'ultima domanda. No, ma fanno quanto tanto non deve il film, ormai non so. Ok, fa più. perfetto. Tanto. Lo so. Fatti, come dai, tanto il finale lo sappiamo. Volta. No. <ride> e... Dai, tipo, no. Un'altra curiosità. Mmh, al 70,000 of metal si parla di jam session con altri musicisti. Ci avevamo detto in privato, sì. giusto? Sì, E con chi avete gemmato voi? Gammato. noi non no con che... nessuno, ah. noi con nessuno, ah, c'è cioè una, una all-star jam che in realtà è tutta preparata. Quindi credo sia l'organizzazione del festival che ti invita a assemblare le band, e mm? tutti suonano dei, dei, dei pezzi, tipo da pezzi classici del metal. Eh, quello a cui ti riferisci tu eh, credo sia il karaoke dell'ultima sera in cui mi sono ritrovato a cantare i Backstreet Boys con gente dei Nanowar, eh, dei Temperance e altro genere. Okay. Era, era tutta una, una cricca di soli italiani. <ride> mi sono ritrovato lì in mezzo e vi siete fatti riconoscere, Beh ovviamente. Ok, ma immagino che insomma, dai, l'ambiente lo, lo permettesse, insomma ci si è divertito. Sì, sì. E tra l'altro è già uscito il video dei Nanowar, quello dove loro prendono in giro direttamente i Backstreet Boys all'epoca. Chi lo sa? Questa è una domanda che lascio cadere nel, nell'etere. Forse ti manca, io l'ho recuperato giusto ieri, ma... Ok. Bene. Bah, direi che lo lasciamo andare, sì. il Povero Davide. O gli devi chiedere no, un'altra no. cosa. Basta, ha fatto allora. pubblicità su tutto? Ah, dici, per quello festeggiate questa centesima puntata perché vogliamo tutti ascoltare le cose dette da voi adesso il prossimo sarà la 666 che abbiamo qualcosa di più grande magari veniamo a fare una specie di frantic se ci noleggi il tiki taka Va bene. <ride> tra, quanti, tra quanti anni sarà la stessa? adesso facciamo eh, due conti facciamo e vediamo una, quando sì, scade eh, insomma andiamo a una quarantina all'anno 50 se siamo bra molto bravi no 50 è quasi impossibile 52 settimane eh. all'anno 30 è già il tempo che no. mi, sa che non ce la facciamo, mi sa che non ce la facciamo ci saranno gli show sofnall ma noi no penso che mm. sia, sia più corretto Ok, qua dicono aspetta, Mauro Davide hai cantato di Alice in Chains da brivido. Ecco, a chi ah, sì, anche? Ci ho fatto la, la sera prima di imbarcarci in crociera, c'era un party a Miami Beach eh, dove c'era un karaoke live, quindi c'era la band che suonava dal vivo, okay. sapeva suonare dal vivo un, una quantità di pezzi allucinante e c'era una, una lista che e tu potevi prenotarti. Eh, io mi sono preparato per fare no 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 cosa hai fatto? no eh, sì ah vabbè oddio sì e eh, eh, quindi sì c'è un video bene vedi che abbiamo un pubblico attento ecco io questa non la sapevo però davvero se avessi dovuto chiudere gli occhi e dire cosa potrebbe cantare la Alice sincensa avrei detto Danina Hall per, il tuo, per la tua voce no, probabilmente non ha cantato quella perché neanche se hai il dubbio puoi a rivedere il suo feed di facebook e dai. no era quell'altra <ride> però vabbè vabbè non era Danina Hall niente ok bene bene Ma... dai ti salutiamo ti ringraziamo grazie. grazie per essere stato qui con noi a farci compagnia in questo momento così Dai, è importante è bello è e bello e grazie del contest <ride> del match Beh, sono, sono... sei sempre disponibile al supporto era wood infatti guarda, lì subito era wood <ride> esatto era era wood. Wood. <ride> <Cazzo>. ok <ride> sappiamo suonare quella e da un in hole poi ho scelto e eh, immagino che sì. sia quello ero eh, eh. un attimo ero in, nel, nel pallone Bassi, sì, tranquillo. No, comunque Dai. è una cosa figa. Sono uscito dal palco e c'era Michael Stan sotto al palco a farmi complimenti. Ecco, che per carità, Mauro, T. Che noi sappiamo così. essere teoricamente Mauro Tomei è un Ma... gran complimento, però Stan. A Miami Beach, così eh. e, e tutto fa ancora più ridere. Tu, Stan, a Miami Beach. Eh, esatto, no, sì. beh, adesso Stan c'ha la fregola di mettere su 6.000 gruppi. Fate un duetto vocale voi due. Insomma, mai tanto. Adesso si è messo a suonare con tutti. Ma io farei tipo, che ne so, folk in pescarese, <ride> due, voci, due voci chitarra con degli influssi un po', un po agaloc, un po'... Fate no. me and am, that yeah. man in pescarese con versioni vostre. No, forse Meglio è. di no. O non ha un mercato, direi, questa cosa. Bene. Ah, in due addirittura. Vedi, ci tengono a precisare che abbiamo un pubblico attento. Hai cantato Wood. Grandi. Senso... Per fortuna che ci siete voi. <ride> esatto. <ride> Grazie, ragazzi. Ciao Davide. Grazie, Davide. Buon, Davide, buon film, e grazie ancora. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Oh, Adesso boh. noi possiamo tipo spegnere andare al bagno. O... Mm, allora, no. tu sei quello che sei andato al bagno in una puntata del podcast, allora, se ti ricordi? Cioè, adesso ecco, adesso vado a recuperare una domanda eh. perché c'è chi va in bagno ed è un podcast con cui tu hai scoperto, noi siamo comunque abbiamo qualche punto in comune. Sì. Cioè, non perché siamo così bravi, così famosi, così ricchi, soprattutto. Uh, ma uh, stiamo parlando di tintoria e, e mi è arrivata ci è arrivata in questi giorni aspetta che la devo recuperare qua chiedono se parliamo ancora di Judas Priest ma quando si parlerà aspetta che pubblico io il nostro caro Vic aspetta che devo ok no Vic basta Judas Priest ma probabilmente ci saranno altre occasioni per, sì. per parlarne Tra è già l'album dell'anno quindi Ok, quindi abbiamo già deciso, a posto. Allora, vado a recuperare la domanda. eccola qua, del nostro Metallo Paolo, che in teoria non è qui con noi, no, è qui con noi pubblico, no, lui sta benissimo in teoria perché c'era la recita. Sì. c'è una... una recita <ride> dei, dei figli la recita, quindi forse arriverà verso le 10. Comunque... Cioè, almeno io spero che alla frase ho una recita scolastica. Sì, si intendesse il figlio sarebbe una... no, a parte quello, ma sarebbe una scusa strana da inventarsi con noi. Dice non c'ho voglia di sì. stare su YouTube. Vabbè, sarebbe strano. Allora, eccola qua, Alice, allora, cioè lui ci chiede, vorrei farvi la domanda principale del vostro unico podcast avversario, ovvero Tintoria, vabbè. Sì. Eh, C'è una rubrica in quel podcast che si chiama Cacare in Discoteca, in cui l'ospite deve raccontare un episodio in cui è dovuto per forza andare in bagno nel posto dei momenti peggiori che si possono immaginare. Mm raccontateci del vostro episodio gutarax reale con anche una regola aggiuntiva parlare dei bagni chimici dei festival è troppo facile qui siamo alla ricerca di esperienze terribili nei club grazie allora questa regola intanto le regole le facciamo noi caro Paolo nostro, Metallo il nostro Paolo Metallo quindi decidiamo noi comunque quando ho visto questa domanda ho detto e questa è la nostra domanda se sì. effettivamente è perfetta più voglio dire quello deboluccio di stomaco storicamente. Per tanti stato... anni sono stato io, dopo le cose si sono cambiate, adesso sei tu che hai festival, no ma lì c'è la cipolla, esatto, ma io rimasto... posso proteggermi, cerco sì. di proteggermi in tutte le maniere, quindi ok. Io mi ricordo con grandissimo affetto due episodi <ride> tuoi. Sì. io andrei in ordine cronologico nel sì. il periodo peggiore in cui era un disastro esattamente un disastro. una volta siamo andati a vedere al tempo rock Wednesday 13 quando è saltato l'impianto allora, Wednesday 13 eh, è saltato l'impianto ma non, non, questo non ti ha causato sì. dei problemi. Prima tu hai detto guarda wow, raga, eh, devo andare in bagno. Cioè, Io eh, devo assolutamente farla. Devo andare in bagno. Siamo andati, tu sei andato, ti ho accompagnato ai bagni. No, papiano piano, c'è un pezzo ah, vai, prima. Vai, Io vai. ho cercato di farla in maniera autonoma e nascosta. E sono tornato nel parcheggio. Ma il butta fuori... Grazie, Peppe, grazie. No. Scusa, scusa. <ride> eh, ma il butta fuori... Mi ha impedito ah, di vero, andare è vero, è vero, è vero. dietro le macchine a fare le mie cose. È vero, perché tu avevi questa sana abitudine. Intanto, ti porti sempre la cartigenica nel, nel, nel bagagliaio. E ogni tanto ti ho visto cacare alla ghiaccio. Diciamo. Se uno insomma sta poco bene, non ho mai cagato <ride> sulle mie ginocchia, cioè così appoggiato nella mia vita, penso. Si sì? vabbè, questa è un'informazione che solo. Chi ci sta seguendo per questa meravigliosa puntata, 100. Beh, sei rientrato. Sei andato al bagno del tempo, solo che c'era un problema tecnico: che non c'erano le porte, <ride> Beh, non è che non c'erano, si chiudevano, tipo. ma sì, o non c'erano, via, mezza via. Quindi ho dovuto fare da bodyguard, non che ci fosse esattamente. esattamente. Cosa Io mi ricordo dei bagni semi allagati con porte divelte al tempo rock. Eh. In maniera autonoma, ma <ride> <ride> allora, il down tv carta igienica nello zaino dal 1986. Vedi che, tu, però, tu hai sempre uno zaino con te perché eh, eh. questa è la domanda principale. Questo è l'episodio. Che comunque, poi è tutto finito bene. Sì. Al di là che l'impianto è saltato e il concerto, sì. quindi, insomma, niente di che. E poi c'è stato una volta anni dopo che siamo andati a Ragnarok eh, sì, festival a cui Pagan. io tornerò fra due settimane. Esatto, Festival Pagan a dove cazzo è che non mi ricordo? A Lichtenfest, a, a Tranqui, comunque ambiente super protetto, bel palazzettino, tutto rilassato. Tu però a un certo punto mi dici "Oh, sto male." Mm. Sto male, dovrei tornare in albergo per vedere se si sistema Avevamo appena fatto la spesa all'Idel e dovevamo okay. ancora andare al festival. E ti ho chiesto di ritardare un'oretta perché insomma non mi sentivo tanto bene. Ok, tu non ti sentivi tanto bene? Era comunque mezzo pomeriggio, magari c'era una band di non tantissimo rilievo. Quindi ho detto, ma sì, andiamo, dai, vaffanculo. Tu non è che sei andato in bagno, tu ti sei sdraiato a letto. Esatto. Allora lì ero stanchino anch'io perché mi sa che era già il secondo giorno, ho detto vabbè dai, mi, cioè, mi metto anch'io a letto, riposo un attimo, tranquillo, ci riprenderemo. Aspetta, vediamo, andrebbe diffuso collegando il telefono all'impianto del locale. <ride> ok, <ride> grazie Nicolò. E il mio punto di vista è molto interessante, perché tu stavi male. Sì. Tu stavi evidentemente molto male. A un certo punto hai fatto un suono che Ascolta. avrebbe misurato hai fatto un grosso suono si sì. hai fatto un ah. che bello che si scopre queste cose e, e niente cioè, basta ho cioè, terminato <ride> Hai eh. fatto, non, ecco, non vi sto neanche a descrivere l'odore mefitico che c'era in quella stanza che avrebbero dovuto bruciare, però <ride> I, ti sei rinato cioè incredibilmente. Non hai neanche dovuto produrre qualcosa di no. fisico, è bastato, eh, lo so. è bastato a stare in posizione, e dopo le cose cambiano, e poi ti saresti dimenticato l'episodio 3. Ah, più... era? quando Star abbiamo Star visto Morsa. quando no, allora, abbiamo visto ti interrompo perché ovviamente eh, se parliamo di queste cose <ride> ovviamente il sommo poeta ci regala, io ho cagato ovunque <ride> 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 vabbè leggete voi un faccio. bagni nuclearizzati da sottoscritto una sfida di scherma con due spazzole del cesso smerdate questo è solo a Bolzano ed dintorni. Okay. Ti saresti dimenticato quella volta in cui mm, siamo andati a vedere gli House of Shakira a Bergamo e non sono no. stato tanto bene di stomaco. Eh, non me lo ricordo, Eh, sì. non, non ricordo eravamo nemmeno. tipo in otto a vedere il, mm, <ride> il coso, il concerto degli House of Shakira. Ci teniamo le mani, oddio, oh, tanto, ormai... strana, che cosa strana. Eh no, dico, qua qualcuno chiede le mie. Eh, ma io in realtà a un certo punto io sono stato quello che, ma sì, mangio merda, chi mm. se ne frega, eccetera, eccetera. Non ho nessun problema, poi a un certo punto mi sono accorto, boh, 5, 6, 7 anni fa. Che sia, che hai delle intolleranze che, al tipo che, d'affetto. Sono invecchiato come tutti. E quindi bene o male, però io parto molto preoccupato di solito. Sì. L'episodio che forse ricordo con più... Mh, con più affetto, ma in realtà è andato tutto bene. cioè C'è quel momento in un festival lungo in cui dici: Boh, adesso ho quell'oretta in cui devo gestire la situazione. Sì. Eravamo all'Helfest, bagni chimici. Però tenuti bene, devo dire, c'è anche una bella codina. Io mi sono seduto e ero essendo in mezzo ai due palchi mentre suonavano, io ho tipo cacato ascoltando. Adesso non mi ricordo chi. Non... I cosi, i sumac. <ride> Tutti tu sei visti i sumac gli es... gli, gli sumac. excises dal bagno. E sei e poi... uscito quando è finito il set, mi hai detto, eh però non dai, no, male. Dai. Allora, non male, chiaramente il rimbombo dentro un coso di plastica non è proprio il meglio del meglio, però dai, non è che li ho visti tutti, cioè, però mi sa sì, ho fatto un giretto, eh. ho cercato di covare, però momenti disgraziati così, boh, non, forse lo li ricordo, però vabbè insomma, tranquillo. Bene. Bene, aspetta, abbiamo altre, tu vuoi parlare di qua? Vuoi vedere le vecchie puntate e commenti? Allora, abbiamo un'altra sorpresa. Abbiamo un'altra sorpresa, abbiamo ah, una... sì. il nostro biografo non ufficiale. Allora, aspetta che lo chiamo, perché prima lo devo eh. chiamare. Anzi, forse ci sta vedendo. <ride> Quindi adesso secondo ho me. Ho paura entra. di sì. <ride> secondo me adesso entra. E nel frattempo eh, aspetta che recupero questa domanda al volo, che ho anche studiato, perché... Era una domanda abbastanza interessante, su cui avevo un'opinione, ma avevo bisogno di un'opinione un po' più forte. Datemi un secondo che uh, la recupero. Ta, 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 tempi morti, intrattieri pubblico. Bravo. Bravo. Così, vado bene. Sì. Allora, ben, benissimo. Occhiatare, occhiaie, okay, okay, eh, che salutiamo. Ci ha chiesto opinioni sulla riunione degli Agalloc. Sì che effettivamente si sono riuniti l'anno scorso sì, hanno fatto il concerto a Balve lì nella caverna che uh -huh. tu sei anche stato, Vabbè, tu sei stato e ovunque. ci torno, poi ho preso il biglietto anche quest'anno bene, ho capito e, <ride> e, um, e hanno fatto questa reunion per ora solo concerti, abbastanza selezionati mi sono dato a leggere su un paio di interviste che hanno fatto appunto post reunion e effettivamente quando è arrivato lo scioglimento adesso non ricordo neanche quanti anni fa è stata una cosa che ha colto tutto tutti abbastanza all'improvviso, era una band praticamente all'apice che cominciava da 3-4 anni a fare tour impegnativi ed è questa cosa dei tour 2016 cosa... 2016 ci sta e mh, questa cosa dei tour impegnativi poi ho letto li ha portati a un momento in cui chiaramente arrivi in burnout, il cantante eccetera aveva anche dichiarato di avere problemi di alcolismo insomma sono lasciati anche male, cioè del tipo mm. non ci parliamo più poi piano piano, adesso in modo abbastanza naturale, almeno da quello che raccontano, si sono riuniti, concerti, stanno facendo concerti in date selezionate. Vediamo, insomma, tu hai fiducia? Allora, no? allora, io ho fiducia nel senso che se non altro non è una riunione da chissà quanti soldi. Probabilmente c'è ancora qualcosa di artistico da dire. Dopo, dopo vediamo, insomma. Matteo mm. Bosi, che salutiamo, ti chiede... Certo, se... ho visto. Cinque band nuove, tra, tra l'altro Aureole... E, e il tizio dei Czornobog che c'ha quella statua. Sono cose... delle parole chiaramente inventate. sul sì, momento okay. Comunque, dai, sì. Allora, considerato che non è una union da così tanti soldi, dai. Mm. Mm. No, secondo me questo è il momento in cui lui e loro effettivamente potrebbero, diciamo, fare Olin. però selezionando le date, magari non uscendo con un disco, hanno fatto la ristampa sì. del primo disco per il folklore il doppio video, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che è una dimensione un po' più piccola di tutti questi Stereo Union che puzzano un po' più di soldi. Sì, oddio, anche perché la base Dopo da vediamo. cui partivano, sì, non è che parliamo appunto degli Slayer o appunto. che altro, però, però, però dai. Però c'è da dire che, seriamente, il bisogno di far tornare in azione artisti di un po' di tempo fa sciolti, gli intervalli sono sempre più corti. Perché alla fine gli Agaloc non saranno una band nuova, ma sono percepiti come una band nuova rispetto alle band della prima generazione che dopo si sciolgono. Vuol dire che questo meccanismo qua ha bisogno di tempi sempre più corti. Sto... <ride> Quindi, Sumac fanno cagare, abbiamo la dimostrazione. Bravo, sì, Carli, le, vedo le, che ci letteralmente, sei. Letteralmente, letteralmente cagare, ma insomma anche in questo senso adesso chiediamo adesso no aspetta adesso Beh. però Carli devi, devi mettere il solito complemento oggetto che cosa fanno cagare su Max se no non è una delle tue frasi in cui tipo fanno cacare tre puntini c'è sempre un oggetto articolo specifico articolo femminile ma non credo che tu abbia bisogno di motivare il ragazzo Beh. va bene allora è arrivato il nostro secondo ospite nonché biografo ufficiale non è vero non è biografo ufficiale ma comunque Uh, fan della adesso. Prima ora. No, ma gli chiediamo noi quando mm, è stata esatto. l'ora. Esordiamo subito così. Salutiamo Tommaso Profumo da Bologna. Ciao Tommaso. Buonasera, buonasera, ciao ciao Stefano, ciao Dennis. Ciao, come stai? Ma bene, no, è regolare giovedì, come eh, quindi... regolare, regolare giovedì, <ride> un regolare giovedì, nulla di eccezionale ma allora tu mo, al di là del fatto che ci segui che ci vuoi bene eccetera eccetera noi te ne siamo chiaramente molto grati che cos'hai a che fare col metal Cosa cos'hai a che fare con noi perché ci perché sei allora piccolo... io no, vi, piccolo... ho, vi ho scoperti con una poll di fine anno eh, che è la famosa poll in cui venivano nominati panopticon perché tipicamente sì. finito l'anno mi vado un po' a recuperare tutto quello che mi sono perso e da lì in poi ho cercato di seguirvi tutti gli episodi recuperando quelli che mi ero perso in precedenza ok ma tu non sei, quello che volevo dire tu non sei un per di giorno come noi che si iscriviamo, abbiamo scritto, intervistiamo, facciamo eccetera. tu suoni anche io sì, suono in una band, negli universe in my Hard, una band gencore, non so, gente non ho, non ho capito bene neanche noi effettivamente che genere siamo power no, metal Magari, magari, magari non abbiamo ancora sarebbe il vostro anno fatto. perché sarebbe il vostro anno. Lo so, allora aspetta. Parlate di spade draghi, ma non è stata approvata. Allora, ci dicono di alzare il tuo microfono, adesso lo alzo io e chiedo al nostro tecnico del suono tra il pubblico che zilti. Se adesso va meglio, di qualcosa di metal, Tommaso? Okay. forse non si è sentito benissimo ma perché penso che youtube censuri le parole che sono più vecchie di, di 25 anni quindi va bene così insomma ok comunque ti dovrei aver alzato eventualmente diteci okay. se lo sentite bene il bello della diretta è anche questo bene e di cosa vogliamo parlare tu ci hai scoperto con, uh, con i panoptico e allora facciamo anche a te come, come a Davide non dico la puntata preferita però se vuoi ricordare episodi che hai ascoltato, ospiti che magari hai trovato particolarmente illuminanti, insomma, dai. Forse l'ospite che mi è piaciuto di più è stato Ken Vedi. Eh, caro. Eh, caro, Bravo, eh, bravo. Eh, sì, anche perché, dopo, perché da dopo averlo visto dal vivo mm. lo chiedi al freak out eh, con Master sì, Boot Records. C'eravamo eh, anch'io, e quello che ti ha detto di alzare il microfono, che però non ci siamo incrociati. È incredibile perché comunque di gente il freak out ne tiene relativamente, relativamente poca. poca. Tu, hai una tu hai una figura riconoscibile, che voglio dire, sì, se ti diciamo vedevo, di sì. <ride> diciamo di sì, diciamo quindi, di sì. <ride> quindi poi, è, stato, è stato stranissimo che poi ci ha visti quella volta. Poi ricordo la puntata, vabbè, anche con Borchi. E, e poi le puntate fuori tema, come mm. la puntata dell'anno scorso sugli Oscar, eh, ah, e quelle grazie. un po' libere dove parlavate un po' Ehi. di quello che capitava, tipo, in una puntata in cui si parlava delle baby metal, se ricordo bene, kawaii Metal. Sì, abbiamo le... No, ma mi sa che era la puntata di ritorno quando ero tornato dal Giappone e quindi... No, perché... Sì, abbiamo messo questa copertina, abbiamo citato... Che... Sì. Tra l'altro le baby metal passano dall'Italia a giugno a Legend. Anche a Roma, però fanno, non so. Sicuramente no, a, a le... Milano. o si si fanno una guarda. Data no, al rock no, Roma. le no. oh signore, avete ragione, quelle che... Quelle, che... quelle che piacciono a te. Le, le, le. le... le che... love bites. le love Bites, no, quella è un'altra roba. La no, okay. bivetta sono un po' grandine per il Legend, ho sì, detto giusto, alle effettivamente. <ride> Bene, che gli vogliamo dire al nostro amico Tommaso. Boh, eh... Eh no, i concerti. Non sei stato a Meshuga ieri sera? Come mai? No, eh, non sono state a Meshuga <ride> perché devo comunque risparmiare. E non, non, non posso. Sappiamo perché, troppo. anche non posso sputtanarmi tutti i soldi che voglio in concerti. Anche perché domani vado a vedere il release party degli Italicus Carnifex. Mm -hmm. Giovedì vado a vedermi il dottor Chiasu, che non so se lo conoscete, è un batterista giapponese che suona solo il rullante. Però sì, tipo, suona, sì. con la, suona con la scarpa, urla sulla cordiera ed è una cosa che non potevo perdermi. E vado pure ai Carnifex. Se, se mi fai, mettevo pure i Mesciuga, credo che sarei più povero del previsto. Ecco, mettiamola così. Quindi, eh, purtroppo non sono andato. Vabbè, Nonostante... però li hai visti, cioè li hai già, li hai già visti nella vita, sì. Li ho visti tre volte, due a Bologna e una a Milano questo giugno, al, al dissonant, Dissonance. Sì. Sì, al dissonant. Sì. Uno dei concerti, secondo me, più belli che ho mai visto nella mia vita, il loro set. È stato pazzesco, anche se è corto, è stato clamoroso. E poi due volte a Bologna, una volta con uh, Tordal e poi la volta dopo con... Uh, per Nilsson nel periodo in cui lo sostituì dal vivo okay. perché si era un attimo ritirato per motivi personali Tordal quindi sì meshoga li avrei rivisti con piacere però almeno li ho già visti qualche volta quindi... un mio vecchio tormentone vediamo che cosa pensi tu di sta cosa che è una cosa che abbiamo già detto più volte al podcast io sostengo da tempo in memoria che i meshaga uh, hanno troppo successo per quello che perché oggettivamente è oggettivamente roba troppo difficile per piacere a migliaia e a migliaia di persone e si è, si è innescato ad un certo punto un altro meccanismo che può essere legato o allo a stupore di, dal punto di vista tecnico o semplicemente alla moda perché effettivamente non è roba che ritorna, cioè è, è incredibile che un gruppo così faccia così tante persone sia così famosi Gogira in fin dei conti le melodie ce li hanno i Behemoth le melodie ce li hanno lì per me è scattato dell'altro, i fenomeni a volte hanno anche delle altre componenti sì. Dici che ne pensi? Allora, partiamo da un'opinione personalissima che sia i Behemoth che i Gojira un album, almeno un album l'hanno sbagliato i Meshuga, no cioè, uh -huh. non c'è un album, secondo me... Forse c'è l'album preferito, ma non c'è un album che dici non lo ascolto mai, lo skippo sempre. Poi i Meshuga sono in giro da, dall'87. Cioè, non è una cosa che sono venuti fuori da ieri. Loro hanno avuto successo quando uscì Obzen nel 2008, se non erro. Quindi comunque uh -huh. erano già in giro da un po'. È vero che c'è stato l'effetto bleed, perché bleed è una canzone che è tecnicamente anche solo... Ad averla pensata è una follia. È una che tra l'altro non fanno che... più dal vivo al Beuta non l'hanno fatta. Ieri Mi sa che l'hanno fatta, fatta, fatta ieri a Milano. Ieri ho visto, ho visto Ma... dei video anch'io. Sì. Ieri l'hanno eh, dovrebbero averla rimessa in uh, scaletta. Sicuramente c'è l'effetto di andiamoli a vedere dal vivo eh, eh, sì. per vedere se effettivamente sono come nel disco. Però, secondo me, sono altre le band che hanno. Molto più successo di quello che meritano. Perché, secondo me, okay. Mi sono da più di 30 anni che sono sulla scena. Eh, pubblicano ora con meno regolarità album, però il loro sono stati seminali sin dai primi album con il genere. Quindi, secondo me, se la sono costruita la fan base che più che altro si sta, la loro fan base sta invecchiando, semmai. Quindi ci sono i cinquantenni, i sessantenni che attaccano la malattia dei meshughe ai figli, e poi ci sono quelli della mia età che eh, invece li vanno a vedere perché li hanno visti da... hanno visto la loro crescita esponenziale a partire dal 2000 in poi. Ok, ma da un punto di vista strettamente musicale non è troppo difficile per piacere a così tanta gente? Eh, C'è cioè, una roba ehm... come Chaos Fear, da, da che parte la prendi? Cioè, stiamo, siamo al di là della forma canzone, raga. Sì, siamo completamente al di là, però, secondo me è come l'horror. Cioè, tu l'horror perché lo guardi? Perché è bello registicamente o perché a un certo punto dici: no, non allora, può essere, hanno, calma, da... hanno calma, davvero no, calma. Allora, la maggior parte degli horror, molti horror, <ride> molti visionatori di horror non li guardano per vedere calma, la bellezza calma. in midsommar. No. O... Beh, o... Okay. Oppure un AS, o un OP, I primi tre che mi vengono in mente, ma li guardano sì. perché ci sono delle scene, dei momenti che loro vogliono vedere per vedere cosa gli eh, provocano. Un album come Chaosphere, uno lo ascolta per vedere cosa gli provoca e anche lo sforzo del capire come gira quell'album. Mm. Cioè, l'ascoltarsi tutto che Quindi catch è musica come esperienza. È, esatto, è una musica come esperienza. È, uh, è, ma è matematica suonata. Mm. che comunque non è la cosa più invitante detta, cioè tu sì che sei comunque appassionato effettivamente anche di questo, questo film del genere, è sì, un sì. modo anche con gli di suonare con gli universi Maillard che è comunque diciamo, molto un, figlio è... di questo genere, molto, è molto figlio, figlio, figlio anche dei Meshug, sì ci sì, sta. Oh, eh... non ci sta. e comunque so, cioè, effettivamente cioè, anche se anche tutti quelli che dicono sì, per Meshugga, una volta dal vivo sono belli da vedere perché effettivamente quella cosa lì di vederli dal vivo e di vedere l'impatto che comunque sono in grado di, sì. di, di, di dare, è impressionante. Poi dici: magari sì. Caos Fier non te lo ascolti, perché dici? Ok, è troppo. L'ultimo, magari ti stufi dopo due canzoni perché effettivamente non è roba proprio per tutti. Però io dal vivo, che anch'io, un paio di volte l'abbiamo visto, all'estero, un po' cioè in Italia, o comunque quando sono in tour e quindi hanno il loro pubblico, ok. In un contesto festivaliero li abbiamo sempre visti un pelino. Sì. che non con, non con il seguito che magari ecco l'ultima volta sì l'ultima volta al Beutal sì però negli anni ci è capitato di vederli non con chissà quanta gente al Beutal è stato bello sì è <ride> pieno anche ok poi Nicola che dice che piace a per quanto sono pesi e ignoranti i mesci <ride> vabbè eh, vedi ognuno poi ha il modo di, di approcciarci alle cose ah, vediamo un po' cosa dice Fulvio No, ma vabbè, non amo neppure il pop. Pippe strumentali, ma vabbè, dico così perché sono ignorante e ascolto solo power metal. Comunque, la parola ignorante, mm. cioè, sia che ha detto che vi piacciono, sia no. Vedi? Quindi, comunque sono il gruppo del popolo. Sei curioso di no. quel commento no. là dei Concerti okay. a scuola, ok. Roberto. Allora, visto che per una volta è più puntata, facciamoci i cazzi nostri che altro. Allora, qua ci sono diverse storie. Una allora, io insegno alla scuola media. La scuola media non è molto difficile da mascherare i propri gusti personali perché a loro gliene frega della trap e sì, e no. Al limite, qualche collega che capisce che tu hai un'altra dimensione mm. che sta al di là quando facevo le superiori diversi anni fa. Invece, magari finivi che eh, eri tipo in quarta superiore, in quinta superiore e facevi la prima ora. Il giorno dopo, avevi ancora sulla mano il timbro di qualche locale e qualche studente si era accorto di queste cose qua, e allora diventava professore dove è andato ieri sera. Cioè, loro pensavano che fosse una discoteca, scopa. Metti, no. no, dopo vedevano anche lo stile abbastanza rock dell'abbigliamento. Si facevano quattro conti. E, diciamo che mm. si conciliano concerti a scuola con tanti caffè e è successo ah, più di eh, una volta di svolto, dormire quelle svolto. due ore e mezza e, e dopo fai, fai lezione vai a casa e quando hai finito vai a letto una volta si faceva di più adesso diventa sempre più difficile ah, fisicamente ah beh, ah beh a chi lo dici e Tommaso tu come... da, a parte che tu vivi in una città comunque abbastanza fortunata per quanto riguarda la proposta musicale cioè quindi Bologna Già, questo aiuta. Tu come convivi col fatto di comunque questa vita, la vita normale e i concerti che comunque non sono semplici? Spesso non sono sotto casa e quindi magari devi prendere la macchina. Se devi andare a Milano, eh, comunque è comunque uno sbatti che quando avevi vent'anni, magari facevi lo studente universitario come facevo io, lo fai volentieri. Oggi un po' cerco di centellinare quali sono le scelte da fare. Visto allora che il nostro, ci fai i live report <ride> <ride> quindi personalmente de, del fatto di andare a milano il giorno dopo andare al lavoro anche io ho tanti caffè eh, si torna a casa alle tre e mezza alle sei che tra l'altro tu puoi nascondere nella barba il caffè Ass eh. assolutamente sì assolutamente sì diciamo che anche da me al lavoro mh, forse essendo un ambiente molto più eh, come dire eh, incravattato l'ufficio in generale io mi rendo conto che alcuni colleghi quando mi vedono il mio vestiario non sono proprio molto felici e ogni tanto me lo dicono ma una camicia mai, una polo mai, una giacca mai eh... Sinceramente, sono come, sono come le fidanzate, sì. insomma, i colleghi, che palle. No, sì. ma no, no, ma la fidanzata fortunatamente è molto più, mi lascia molto più spazio. In questo, sì. e, uh, però, il mio lavoro lo faccio, i miei obiettivi li raggiungo. Quindi hanno poco da alcuni colleghi hanno poco da, da, da ridire. Certo, quando vado a Milano il giorno dopo ci ho, non è semplicissimo, però, sì, tanti tanti caffè e si va. Ok, vabbè, prendiamoci i complimenti di M. Dici chi sei M. Grazie ragazzi, ho risposto alla mia domanda, quindi abbiamo risposto alla domanda di chi? Vabbè, non mi ricordo, forse è Mauro, vabbè. E per me siete i capi assoluti e indiscutibili del Metals, a parte gli scherzi che adoro davvero, apprezzo la profonda sensibilità e lucidità analitica, questo mi sembra un bel commento. Cioè io devo dire... Sì. Non niente da, da obiettare. <ride> grazie, grazie mille. E tiro fuori il nostro di nuovo amico Zilti, dice sì, assolutamente d'accordo, è una sorta di musical mantra, in meshang. Ho sempre sostenuto che i metallari sono dei reveri inconsapevoli. Questa è una cosa che lui ce l'ha, cioè c'è mm. cioè, questa cosa dei reveri inconsapevoli, non è male effettivamente. E d'altronde se ascolti anche il black metal con canzoni da un quarto d'ora voglio dire mm. sicuramente non lo fai per l'intrattenimento di basso livello, ma lo fai per un tipo di atmosfera, un tipo di ritmo che dilatati che comunque ti tengono coinvolti in una certa maniera, cioè non siamo e così distanti da Le dimensioni Fulvio, c'è da fare, ci saluta. Ciao Fulvio, grazie. E non spaventarci nel nuovo stile gli ospiti, no, per infatti, piacere. Io, cioè, tu che abiti poi lì dalle parti dove faremo la live, tratta insomma, non mettere bombe o altre cose, perché dai, su, da bravo. Sì, tra, tra l'altro dicevo, posti come l'Oddburn con tante esibizioni, con i visual, cioè siamo molto vicini a una dimensione da musica ripetitiva, rave, cose del genere. Soprattutto le ultime edizioni di Odburn, che, che fanno cose del genere, sempre di più. Tra l'altro, ci può stare, ci può stare, no. boh. E, tu che sei il nostro biografo, Tommaso, quando <ride> è, quand è che abbiamo detto delle robe che erano sbagliate in puntata? Avrai notato delle volte che abbiamo detto Aspetta, delle cose non giuste? Un conto è sbagliato e un conto in cui lui era totalmente in disaccordo. Ecco, dai. Cioè, non lo so, ma adesso è vero. Sul disaccordo, mi aveva... diciamo che mh, spesso. Per, per i miei personaggi. No, spesso no, ma per i miei gusti, a voi quando si parla bene di una band che non mi sta proprio simpaticissima. Tipo, eh... tipo chi che ti sta sul cazzo? Diccelo, proprio, vabbè, a parte i tarte, eh, immagino. No, 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 in realtà ce ne sono. Ce ne sono tanti che mi stanno un po' sulle balle, da. <ride> una su t che per, per cui molti mi okay. diciamo mi sono preso le mie sbadilate in faccia sono gli Iron Maiden che io sopporto pochissimo Vabbè, ma, non siamo... ma neanche quelli dei tempi d'oro no secondo me tutto niente da... ah. perché ogni band si valuta sui suoi fan e i fan degli Iron Maiden sono insopportabili Vabbè, però talmente, hanno talmente tanti fan che c'è un livello di fan base che è sì, quello magari popolare. Io solo una dici... volta ho visto lanciare le bottigliate alle altre band. Ah sì sì. E sì. lo facevano mentre urlavano Maiden Maiden. In un festival che iniziava alle 11 di mattina e finiva a mezzanotte. E alle 11 già sbottigliavano. Sì sì. Ma... Quella roba sì. proprio mi ha... Ok, ok, ci sta. Cioè, da quel, se è quello l'impatto emotivo sì, che è sì, con sì. gli Iron Maiden, ci può stare. E Poi... quindi, non è, quindi non è una cosa contro tutto l'heavy Metal classico? Adesso volevo no, farlo no, farlo no, no, sono una cosa contro. Chiunque. Per no, dire no, l'ultimo no, Judas no. Priest è bellissimo. Lo devo ancora ascoltare. Tutti Bravo. Molti dicono che sia quasi a livello del precedente. Quindi sono curioso di no, sentirlo No, c'è cioè chi dice che è meglio. Per me è un po' meglio. Addirittura. Sì, addirittura, addirittura lo Probabilmente domani al lavoro lo ascolterò allora, ok. Sara, che conosciamo tutti bene. Anche tu, Tommaso. Hai detto? Io l'ho visto sì. fare le bottigliate ai fan di Metallica durante i Placebo ad un Anakin Gemini Festival. Quindi, ecco, sì, insomma, è Beh, più che fan degli Aromedan, è fan di quei 3-4 gruppi sì, che sì, nel sì. Metal sono diventati estremamente popolari e che purtroppo Infatti, hanno fatto. Cultura... Forse, propria. perché non ho mai visto dal vivo Metallica, quindi ho, non ho avuto questo impatto. Eh, sì, anche se, secondo me, comunque, anche durante i Metallica i fan dei Metallica hanno bottigliato Metallica. Secondo me, no, in quella... no. Deve... no perché i fan dei Metallica vivono, sono un po' come i fan degli SDC: vivono in una bolla temporale che è finita nel 91. Quindi, <ride> tutto quello che è successo dopo, quindi i cellulari, la comunicazione, i canali, non esiste perché il mondo si è fermato nel 91 e vogliono che le scalette siano solo con pezzi fino al 91. Ah Ok, ciao, occhiaio. Quindi siamo noi in una bolla temporale, tutta loro. Quindi fanno poco testo. Che però non è un po'. Adesso tu, vabbè, tu, tu fai gent, ascolti appunto il metal, quello che è matematica applicata alla composizione, eccetera, eccetera. però non è un po' quella cosa che noi abbiamo dato il titolo al podcast. Si stava meglio quando si stava meta, non è che siamo un po'. Tanti medallari, sono un po' chiusi in una bolla che non si è mai in oltre. No, secondo dopo. me è come il mito che tutte le persone siciliane sono delinquenti, cioè eh, sono pochi ma fanno talmente tanto rumore che tu ne hai presente. Sono più, io conosco più metallari che apprezzano sia roba nuova che, che roba vecchia delle band, conosco persone che 72 Season sono, lo, lo hanno amato alla follia, non capisco come sia possibile. Ci, i metallari mh, molti metallari semplicemente vivono in una bolla perché non vogliono accettare il fatto di essere invecchiati mm. e c'è qualcuno e... che di metallari chiusi qua che sta commentando che Andrea Le Rose ne sa qualcosa ti sono chiusi Ma, eh, quindi a, Andrea a, a, dice Andrea, che Andrea Le Rose ha visto però i cryptopsy e, e, e anche lui è rimasto sbalordito dal da live quindi comunque è un effetto un po' diverso poi ripeto è vero che ascolto molta musica moderna ma uno dei miei album preferiti in assoluto è Selling England by the Pound dei Genesis che non è proprio la cosa più moderna del mondo no effettivamente no vabbè e distanziate che abbiamo detto proprio dal punto di vista <ride> mh, abbiamo sbagliato cose è bello che vi fa mi devo preparare qualcosa Ho detto, no tranquillo facciamo una chiacchierata quindi <ride> fai il terzo grado su robe che distronzate manco io me le ricordo quelle che dico figuriamoci Però no veramente... perché siete un podcast talmente sublime che in caso certo, di errore bravo. la realtà si distorce esattamente vedere... oh, eh. Esatto, eh. e si crea un universo alternativo in cui le cose sono andate così Esattamente <ride> perfetto, quindi, quindi, eh. quindi, quindi effettivamente il 2023 è stato l'anno del Power Metal. Esattamente sì. e Blackie Lolles canta senza l'AutoTune, <ride> quella <ride> roba lì. Quello è vero che l'avevamo detto, mi ecco. Beh, io, gli voglio insomma, bene uguale. Eh. Vabbè, e ehm, dove vai, Tommaso? Adesso, nei prossimi concerti, quando non ah. risparmierai a parte Carni per quest'estate, che ne so, che piani è dissonance con i PO di Headliner così. Allora, eh, no, perché non okay. ho più 16 anni e quindi i esatto. POD li ho un po' dimenticati. Eh, poi, oltretutto, esatto. confrontando le due line-up, a parte Giorelia, che secondo me sono le migliori realtà underground al momento. Visti a Venezia ancora l'anno scorso, confermo. Eh, Giorelia, mm -hmm. eh, un po' mi ha deluso. Come eventi, quest'estate stavo puntando gli Emperor a Vicenza. Mm. Eh, nonostante ci sia, risentiamoci, risentiamoci, caro Ok. <ride> sì, sì, con, con vero piacere. Poi, più che altro, qualche piccolo non, non punto più grandi festival, visto che l'anno scorso ne ho fatti troppi e ho capito che il gioco non vale la candela. Sto puntando tanti piccoli live, come Inchiuvato all'Alchemica, che Forse siamo conterranei, sì. quindi ehm mi farebbe un sacco piacere vederlo dal vivo i Caligula Source al Factory di Verona ecco, eh, ecco lì, ci esatto. vediamo, e lì, e lì ci vediamo per forza e ce l'ho sotto casa okay. e loro sono molto fighi, Ultimo album veramente no, ecco, molto quel... bello io molto, che non sono fan bello. del progressive cioè, però quelle poche cose, lei e loro, dico cazzo belli sì sì potresti eh, proiettare scusami un secondo c'è un commento dal mio capo ufficio a caso che venga proiettato capo ufficio addirittura <ride> Valerio Solina della Dust Valerio Solinas della Dust quando il vostro podcast sarà proposto anche in inglese un giorno non, non, non credo, diventerà il numero uno. Pochi altri hanno una proposta così variegata, profonda di analisi, ironica. interessante, grazie. No, è perché allora la storia è che voglio convincerla ad aprire la linea God dell'etichetta tipo pulmonary fibrosis, quella roba lì, catasexual l'urge motivation. Che mi serve, si sì, eh. chi lo dice a Giorgio? <ride> tutti gli altri, no, ma tra l'altro, Giorgio non fa quella roba lì ah, perché, perché, non... perché la, una a lui, a lui allora piace, io... ma non ci arriva. Ok, ok, andate Entre avanti, Andrea. Come hai detto, insomma, l'hai anche conosciuto di recente. Black si ispira al look di Marisa Laurito, Change My Mind. Ma perché dovremmo cambiare la tua idea, visto che comunque Marisa Laurito, top. Cioè, senso, sempre top. top, Marisa Laurito, ma, sempre ma scusami, top. ecco, adesso una cosa di cui non ero io a conoscenza. Neanche io. <ride> Stiamo così, abbiamo siamo capiti, Eh sì. Ma cioè, tu quindi hai un passato da memmer ora sto cercando di essere un po' più attivo però si sì, gestisco una pagina di ah, meme dici, dici a così. tema tv anni 90 dal, eh. dal nome Marc Sufello che è nato, nato da un'idea notturna in realtà di un amico che mi disse ma tu pensa che è bello se in realtà tutti i programmi fatti da Pippo Franco erano in realtà comunisti sotto copertura che si fingevano democristiani <ride> per stare su Mediaset, e da lì nacque l'idea. E nella lore sì, Marisa Laurito è la donna perfetta, eh... che è, è abbastanza vicino alla realtà. Voglio dire. Assolutamente, assolutamente sì assolutamente forse sì. Sandra Milo la batteva all'epoca però ce l'avamo eh, no. eh, ma Sandra Milo ha quel, pass ha quel passato comunque feliniano che dice sì. no però è un personaggio che invece Marisa Laurita è stata comunque una donna del popolo diciamo ma, a proposito allora già che ci siamo e dobbiamo improvvisare visto che Tommaso ci ha detto più volte Oscar dai commenta veloce tutto dai tutto. velocemente tu, anche che tu Tommaso sei, i, sei i, preparato è andato tutto come previsto sì, Tutta, era tutto abbastanza prevedibile perché qua la stagione degli Oscar, come sapete, viene da due mesi di premi e quindi bene o male, fai una somma, eccetera, eccetera, è andato tutto senza particolari sorprese. Personalmente sono moderatamente contento, cioè non voglio fare lipster, però i miei film preferiti sono quelli, eh, non sono stati quelli americani, ma Anatomia di una caduta o Zone of Interest. Con uh, entrambi con questa protagonista, l'attrice tedesca Sandra Uller che era candidata a miglior attrice, ma ha perso contro Emma Stone. Che figurati ha fatto so, un ruolo così, così così importante che non poteva perdere anche, non... Se, esatto. anche se, e quindi bello, è stata comunque una stagione effettivamente di tanti bei film. Cioè, almeno io ho questa opinione. Poi, ovvio a può piacere o meno. Uh, Openheimer può piacere o meno altre cose però effettivamente c'erano dieci film candidati ai mio film e otto erano interessanti io mi sono riviste gli anni in cui ha vinto a uh, ha vinto Argo in cui ha vinto cioè c'era poca roba questo è stato un anno no. buono anche merito oh, del io. cinema europeo secondo me ma poi insomma sta cosa parliamo di cinema no, sì. no, dici la no. tua Tommaso diciamo che era difficile non far vincere alcuni premi a Oppenheimer che probabilmente è un film mostruoso, Mostru poi eh, da... È la matematica applicata a un film effettivamente, <ride> tra l'altro... No, ma non, solo, ma non solo, io sono un ingegnere nucleare e quando spiega ah, come vabbè, fa la bomba, cioè, ah, sì. è, è, perfe è, è perfetto la, la roba. Okay. Come animazione okay. sì, meri mh, meritava forse Spider-Man, però... Non eh, sì, lo so. Comunque Miazaki. Che a me non e, ha fatto è vero? ci sta, ci sta. È una cosa che mi ha devastato l'anima. È stato scoprire che il vincitore dell'Oscar per miglior colonna sonora è l'autore delle musiche di The Mandalorian. È una cosa che è quello che no, lui è ehm, Vedece, non mi viene... svedese nordico. Sì, sì, Vedece. molto bravo. Sì, sì. Beh, Mandalorian ha un tema pazzesco. Tra l'altro. Che... Sì, ma non sì. sapevo fosse lui il compositore, ah, quindi la cosa okay, mi ha un po' okay. stranito quando l'ho scoperto pensavo fosse un, <ride> il tipico anziano. Ok, grazie Domenico che ricorda il mio odio viscerale per ignarito di cui godo, che ha fatto un film di merda, eh, due anni fa, di uscito direttamente su Netflix, una roba di tre ore di lui che riflette sull'essere regista in terza persona, una roba di una boriosità, non l'ho visto, eh, ma di una boriosità assoluta. Eh, sono d'accordo con Daria, vabbè, cioè sono d'accordo con Daria, Barbie, eh, dispiace, però ci ha regalato lo show dal vivo più importante di quest'anno, che non è il concerto dei Judas Priest con i Saxon tra qualche giorno, non mi ricordo sì. quando è, ma ehm, Ryan Goslin con Slash sì. che fanno, Penn sì, che è una roba, lui è un performer incredibile, tra l'altro ha tipo il gruppetto suo che ogni tanto va nei club di Los Angeles, con i giusti, e lui chitarrina voce e fa cose. Non magari ecco la cosa più metal che ci sia, però... Um, sì, 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 è il momento più alto del 2024 ad oggi. Eh. <ride> ah, perché devi ancora ascoltare l'ultimo dei Judas Priest. Dei sì, Judas Priest, sarà... quindi... <ride> quindi quello <ride> sarà sicuramente... Allora, ad oggi il miglior album per me dell'anno è quello di Isan. Eh, okay. eh... sì. Eh, mm. Ora vediamo <ride> ascoltando quello dei, dei Judas Priest. Allora, l'ultimo Isan l'ho sentito ed è durato più del solito. Io di Isan purtroppo faccio fatica a percepire tutti i vari cambiamenti di stile e infatti quando l'ho visto dal vivo io faccio veramente, se ne una per genere, quando lui suona live. Questo mi è durato parecchio, vediamo... Insomma. Il fatto che, che piace anche a versione, te, me l'hanno detto in tanti, metti che... C'è la doppia versione orchestrale, non orchestrale, cioè... È un lavoro gigantesco. L'ho eh, trovato. È nerd, ragazzi. È, è Clamoroso. L'ho trovato. Però clamoroso. Caligula Source <ride> top 10 per il momento. Sì, no, allora, al momento. Oh no. La mia top 3 sì, sono Caligula Source, Persephone con le P lingue ignota e Ison. Oh, okay, mi manca. Ok, ok. Eh, vedi, vedi. Eh, abbiamo avuto anche la nostra. I parte. Persephone quelli da Andorra, ancora quelli. <ride> Che non mollano mai Sacramento, eh, sono vent'anni che, che girano. Cosa hanno da fare se no, Andorra? Cioè, eh. Hanno pure cambiato il cantante da un annetto. Quindi il primo lavoro con il nuovo cantante. Eh, speravo venisse in Italia, ma a quanto pare siamo sempre in, e male in... assoluto. E hanno inciso i Persephone ad un certo punto per un'etichetta italiana, ovvero la Colony Records di Lorenzo oh. Machiello, aspetta che controllo. Ma uno l'aveva fatto lui. Controlla, adesso aspettiamo che controlla 5 la ma non vorrei dire una festeria. Sì, l'ha fa fatto Lorenzo della Colony, quindi la, la hanno fatto a Brescia, 50. Vedi. Vedi. vedi, vedi, mazza, bravo, lo sapevi, lo sapevi così senza vedere. Beh, insomma, la Colony Records, alla fine è eh, l'etichetta che ha scoperto i quelli australiani, i In... cosi lì. <ride> Quelli lì... Dai, quelli lì, porca troia. Quelli che, che adesso prestino, stanno credo, sulla Napalm. Sono le mie preferite. Eh? Essenzialmente, eh. Adesso <ride> io, vado a cercare... No, vado io, vado io, vado io, ce l'ho. Bellacore. I, I Bellacore. Boh, okay. ha pubblicato Core, ha pubblicato in vinile gli in Morning, ha pubblicato... Uh, quegli altri Secrets of the Sky che sono finiti su Metal Blade. I uh, Countless Sky sono carini. Ma il sono primo un... Factor Universe. Che dopo è finito sotto Season Mist, Mister. L'etichetta di Brescia, Che nel periodo in cui è esistita sape... ce... ce la sapeva. Ce la sapeva. Ce la sapeva. Ah, bene, un'ora e, allora, un e mezza. Stiamo... Adesso immagino che eh. tu abbia qualcosa da chiedere a noi che non potevi non chiedere in questo momento, <ride> vero Tommaso? Eh... Sapevo, eh, vi, vi chiedo qual è l'ospite che più vi è piaciuto. Eh, e tornando ognuno... indietro, dite: Che bello che l'abbiamo intervistato! Cazzo. Allora, ehm, uno solo non ce la faccio, però ci sono alcuni ospiti che mi sono rimasti nel cuore. Eh, perché tramite il podcast abbiamo imparato mh, allora succede sempre una cosa, intanto la puntata finisce chiudiamo e io mando un messaggio a lui di solito e gli dico cazzo questa è bellissima oppure questa io ho, no però tu non mi puoi dire uh, e quindi ci okay. sono state delle robe per cui avevamo mh, non dico poche speranze però non ci aspettavamo niente di particolare sono uscite delle puntate fuori scala allora, tu non dici questi due che ho io ok ok eh, va bene e mh, dal punto di vista spirituale umano io sono profondamente legato alla la puntata con Pasini perché è stata quella uh, quando lui ha parlato di scuola ha parlato di adolescenti batterista agonia. Batte agonia quando lui ha detto certe frasi tipo quando io in classe vedo qualcuno con i capelli viola o oh, con un abbigliamento strano non è un problema ma è un'opportunità è una risorsa la mattina dopo il mio telefono era inondato di, di messaggi no, ne ho avuti almeno una quindicina di gente che ha detto fate una roba fighissima. Mi sono rivisto quando ero da piccolo. Mi sono rivisto, quello è stato proprio un bellissimo momento. E Giovanni doveva venire come in batterista agli agonia e magari dire due aneddoti sulla scuola, come faccio io che insomma a volte vai ai concerti e oppure riconosci la maglietta degli overkill che è un tuo alunno. Quella è stata proprio una roba che non mi sarei mai aspettato. Ok, vado io adesso l'abbiamo già eh, citato brevemente la scorsa puntata e non è per piaggeria o perché, la puntata com'è per Conteo Segale. Eh, grandissimo promoter, uomo di, di metal di Milano che è venuto a mancare all'improvviso settimana scorsa, insomma, magari chi bazzi caputo questo ambiente sicuramente ne è venuto a conoscenza. Per me è stata una puntata importante perché io per tante vite, essendo un ragazzo di provincia come anche qua Dennis, io per un periodo, soprattutto legato alla musica metal, ho avuto il mito di Milano. Cioè il mito di Milano come terra delle grandissime opportunità, della terra dove tutto è possibile, dove se conosci le persone giuste, vai nei locali giusti, vedi le band fighe, ci sono gli eventi pieni di cose. E per me Teo quello che rappresentava era proprio l'unione di queste cose. E tra l'altro è stato un'intervista, lui con un senso dell'ironia pazzesco, ha detto una frase che ancora me la ricordo, me la ricordo un paio, adesso una me l'avevo anche segnata, ma una delle più belle che ci aveva fatto impressione era ehm, che il, ogni tanto un po' di sano gatekeeping sì, esatto. non fa male. Perché lei si sai, dice il metal che chiaramente si chiude in se stesso, è sbagliato, sai, deve aprirsi a tutto. Dice ogni tanto un po' di gatekeeping non fa male e questa era una cosa che contestualizzata nel modo in cui l'aveva fatto lui era una figata. E... Che le cose danno il loro nome e c'è una roba che o è o non è. Ed è giusto riconoscerlo. Dopo uno può avere tutti i gusti che vuole, lui è uno che ascoltava qualsiasi roba. Quindi. E poi ha detto anche questa frase, che non l'ho segnata, perché mi sono rivisto la puntata purtroppo dopo la, la brutta notizia ha detto anche il prendere una cosa sul serio non significa non poterci scherzare esatto. quindi è diventato e questa è una cosa che noi ecco che praticamente già potremmo tatuare addosso Perché sì. noi non è che noi scherziamo ma cerchiamo di farlo eh, nel modo più serio possibile cioè parlando con la passione che sembra spero che insomma sia, sia possibile che, che, che venga trasmessa insomma dalle nostre parole e quindi questo è importante è un concetto che lui lo parlava anche legato al discorso che ha eh, fatto promoter per stand up comedy, artisti di vario tipo, però il poter scherzare sulle cose non vuol dire di contro, non essere seri, non essere competenti, non essere eh, già. fare un discorso serio, quindi questa è una gran puntata. Tu ne hai un'altra? Oddio, ce n'è un'altra, ma la devi dire tu, se no lo dico io. Ah, proprio, siamo d'accordo su eh, questa. Sì. Ah, mamma mia, addirittura, addirittura. È la puntata S02E11 dal titolo, quando facevamo i titoli lunghi perché avevamo capito un cazzo, <ride> eh, Divagazioni from Gothenburg da Giovanardi all'amore per il metal estremo. Qua abbiamo avuto Luca Riccardelli degli Slave nonché eh, studioso di, PhD di, li, di linguistica di linguistica a Göteborg. Sì. puntata divertentissima. Un'altra persona, quando io, cioè quando abbiamo di vari ospiti con un grande senso dell'umorismo questo tipo di cultura, che poi li vedi suonano il basso in un gruppo, a chitarra, in un gruppo death metal che fa roba tipo stile dismember. E, dici, e non è la roba peggio. Adesso tu vai avanti, che te la cerco. Eh, e quindi, buona boh, puntata. con, il, ma ripeto non voglio dire che è scegliere chi è il più bello dei figli perché più o meno sono tutti figli nostri e quindi ho ricordi positivi riguardanti quasi tutte le puntate insomma alcuni poi si è creato un rapporto di, di collaborazione e amicizia Vic e Sara che ci fanno i loro video dei loro pazzi acquisti poi ovviamente abbiamo fatto la puntata con loro Luca Pessina con cui abbiamo fatto un paio di puntate To. ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, ma sono tanti, sono quasi 100, eh. Questa, sì, questa questa è Volga. 50. Volga, vabbè, <ride> Volga è stata puntata ecco con Volga possiamo dirlo è stato il momento di crisi della coppia perché non sapevamo come gestirla però dopo è venuta fuori una roba anche lì sono piovuti un sacco di complimenti su come l'abbiamo gestita al di là dei contenuti eh, che possono essere più o meno d'accordo le persone però ci hanno detto l'avete gestita bene ed è stata una roba in cui abbiamo imparato che insomma abbiamo una certa professionalità e possiamo invitare un po' chi ce pare insomma. quasi quasi tutti, va mm. bene insomma ah perché tu c'hai in canna qualcuno che no, Vick c'ha un per... sogno uh, che va si bene, chiama Gianluca Perotti degli Estrema, chissà se ce la <ride> fai <ride> ecco, quello è uno che ha avuto anche lui una vita social ultimamente un po', un po complessa sì sì, l'ho già visto Giulio, ah buon, perfetto eh, sì, sì. Sì. Boh, comunque Ricardelli sì. sono anche in una mh, simpatica band che mi ha proposto che si chiamano Got Fuck. E che fanno, hanno fatto un disco che si chiama Heavy Metal Smegma Inferno, quello vecchio. Okay. E che fanno un misto tra black trash e roba super demenziale. E ne risentiremo parlare, come il sospetto. Ok, ne sentiremo parlare, benissimo. Me ben, a pescare allora. <ride> mm -hmm. <ride> Di solito, Bene, sì. um... basta, ci guardiamo come vedere. Di cos'altro dobbiamo e... parlare? Ma io direi che insomma 1 e 40 quasi a qua posto. Sì, che ore sono? Eh? Perché una volta che inizia alle 9, noi di solito registriamo. Ah no, aspetta, ancora un po' di domande. Okay, mm. Approfittiamo anche della compagnia di, di Tommaso per rispondere assieme a lui. Anche se allora ci si vede a Pinerolo eh, di vi Abbiamo detto te vede a te. E sì. questo siamo a posto ci chiedono quando il dottor Teo ci chiede quanto siete cresciuti di ascolto in questi anni e qual è la piattaforma più performante allora il allora, più performante dei due è Stefano è evidente ma dove in generale ah in generale non la credo. lasciamo no, al pubblico no nel metallo no sei più performante tu <ride> ma infatti e, um, allora noi siamo partiti proprio io e te sostanzialmente al sì. sole ci hanno aperto una paginetta, gli amici che avevano su Facebook, due passaparola e quindi la partenza è stata chiaramente molto a, tra virgolette a rilento, però a noi andava bene così e più o meno. Poi piano piano un paio Io mi ricordo la prima volta ti ho chiesto una statistica dopo tipo due o tre puntate, mi hai detto 60-70. Può essere? Sì, sì, ma ci sta. E abbiamo avuto dei piccoli scaglioni quando abbiamo cominciato a, a invitare gli ospiti, è stato anche un momento in cui noi attraverso il mezzo degli ospiti tra virgolette ci siamo fatti piccola promozione perché ovviamente poi l'ospite condivide e quindi bene o male questo ha ampliato un attimino il nostro pubblico la prima volta che grazie, Aspetta, tu parla ti tocco la mano e tocco il mouse Vai avanti. Tu. la prima volta che tu hai avuto modo grazie a Penso favori sessuali eh, <ride> di avere la news su Metal Italia. ecco lì sì. eh, è stato il primo grande picco. Che a un certo punto eravamo pure Spotify a livello statistico, conta anche qual è la tua crescita. Ed eravamo entrati in top 100 dei podcast italiani che insomma, poi non si è ripetuto perché sono tranquilli. Perché abbiamo fatto una crescita esponenziale, perché in quel momento, magari, il grande pubblico di Metal Italia ci ha, ci ha scoperto. e Noi abbiamo piattaforma. Allora, noi. Come scelta abbiamo un sito dove si possono ascoltare le puntate anche direttamente da lì, eh, che fa, vabbè, facciamo che fa un 10%. Il C60 lo fa Spotify, è stata la piattaforma con cui abbiamo interagito sempre in maniera più semplice. Insomma, poi, ecco, poi è difficile considerare, c'è cioè, YouTube. Che ogni tanto ha degli sprazzi di visualizzazioni. Ad molto... esempio, la puntata di Agento non si sa come mai c'ha già mille visualizzazioni. È la penultima. Sì. Che di solito appunto su YouTube non facciamo tantissime visualizzazioni, e poi è un po' difficile tenere conto delle varie micro piattaforme. Anche poi. Apple... Apple Podcast um, sì, fa qualche numero, siamo contenti, la crescita è regolare con i picchi che ci sono stati appunto magari dovuti alla puntata giusta, l'ospite, la news nel posto giusto, però sostanzialmente siamo contenti perché non c'è mai stato un momento di flessione ancora, ecco. forse mettiamo ora così come numeri una puntata normale del podcast fa un migliaio abbondante di Adesso, pensavo dicessi un, milione, che un, un migliaio abbondante città. di ascolti, 5-600 subito appena esce e il resto altri 500 abbondanti nella settimana successiva di gente che si ascolta ancora la puntata o che va a recuperare puntate vecchie, in ogni settimana c'è un 1000-1100 come traffico giusto? più o meno, va bene ma sì, sì. poi sono numeri ecco questi Sono i numeri, non sappiamo gli, gli altri a parte. Beh, gli altri non ci sono che fanno podcast oh, meta in questo momento, oh, ma non è che ce oh, ne no, sono dai, tantissimi. Vabbè, qualcuno c'è, che sì, fa magari con, con, questa, con questo format no, però insomma. bisogna anche dire che se abbiamo raccolto un po' di successo è perché siamo stati tra i primi a dire: Forse facciamo un podcast meta. Bon. Okay. Tommaso, tu attraverso che piattaforme ci ascolti? Così facciamo la pubblicità. Io, solo Spotify. Bravo. Solo Spotify, dà. soprattutto al lavoro, visto eh, che sto su Excel 8 ore al giorno, eh, siete la cosa che mi distoglie da, dalle cellule e dalle formule. Ecco, tu, riesco, tu riesci quindi ad ascoltare i podcast mentre lavori? No, questa è una cosa sì. che mi manca. Questo è anche uno step che ancora mi manca. Bisogna però... nucleare insomma. Si dice che ha comunque multitasking. Ma cioè mica la eh? quella da piotta. Insomma. Vabbè, io, faccio, vabbè, io faccio il programmatore web, quindi la, 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 la feccia della feccia dei computer. Però insomma dai, va bene, dai, a posto. Io direi che. Oh, basta sì, Io direi che la chiudiamo. Ah, no, allora, aspetta, la... Ogni volta dico così, poi <ride> mi dimentico che ci sono rimaste delle domande, ma non tattici. Eh. Pierolo ah giusto, eh, il nostro amico Marco De Giorgi che è anche qui tra il pubblico probabilmente, saremo ancora qui tra vent'anni? Ci sarà sempre bisogno di una controcultura metal? questa è sì. la domanda che, con cui chiudiamo la puntata sì la sì, vedo. assolutamente eh beh, sì figurati se tu dici di no cioè, eh, sarà trasformata sarà diversa, ma ci sarà sempre una controcultura perché quando sì, qualcosa vale. sale c'è sempre qualcosa sotto che spinge eh, quando rock ha perso il potere della contestazione degli anni 70 è arrivato la heavy metal quando la heavy metal è finito in tv è arrivato a Threshold Death, adesso che pure Black eh, va lì eh, agli show tipo X Factor quella roba lì perché poco ci manca e ci sarà sicuramente qualcos'altro io sono convinto che se non sarà più estremo sarà una mescolanza o una reinvenzione di qualche tipo io sono sempre più convinto che buona parte del metal eh, Um, dal punto di vista ampio che porterà significati underground sta nell'elettronica nei prossimi anni viene da lì lo spirito ecco, al ecco, di là ecco, del stavi andando benissimo per io Marco De Giorgio, un po' lo conosciamo secondo me stavi andando benissimo poi ha detto la spinta nuova sarà nell'elettronica gli ha appena affilato una coltellata dove eh. fa più male però è così tutto un maso come, come la vedi perché comunque io vedo che si va sempre più sull'impastrocchiamento tra i generi. Eh, a me la cosa piace, sono, mi piace molto eh, i Neobliviscaris che hanno il violino, i Panopticon che hanno il banjo, gli, gli T in generale, perché hanno 250 strumenti diversi, quindi sembra sempre sempre più sulla commissione si avranno due rami, uno che andrà più sul tradizionale barra popolare, sta tornando di moda molto folk, molto viking e chi punterà mm. moltissimo su elettronica barra trap. Ok, questo è interessante, sì, perché il folk viking come c'è stata l'ondata vent'anni fa, quello non no. credo tornerà no, più no. al di là di alcune esperienze che ancora hanno successo e che per carità va bene. Però quel filone lì che quel boom che c'è stato, quello non credo torni. Comunque sì, per quanto riguarda le controculture, sì, cioè penso che Metal ha una struttura tale che gli possa permettere di durare e adattarsi nel tempo e quindi di essere comunque un piccolo punto di riferimento tra le varie scene underground che ci sono. Cioè non sì. lo vedo, almeno adesso non ho gli elementi, non lo vedo in crisi da, da addirittura. Sparire di essere completamente irrilevante quando si parla di questi discorsi qua, Quindi secondo me è abbastanza sicuramente non sarà per pochi perché con il cambio generazionale dell'informazione de, de, dell e di con internet, le robe da 20 cassette passate in via lettera come si faceva una volta, quello è un universo completamente passato perché non si è più in pochi ad ascoltare metal proprio per, per via di come si, si, ci si passano le informazioni. Una volta prestavi un CD. Sì, sì, chiaro. Beh, Adesso sì. mandi un link Spotify a 10 persone in due minuti in un gruppo. Io eh. sono in un gruppo insieme anche a anche alcuni ospiti come Merigo o Luca. Club del disco. Tutte le mattine arrivano due. Eh, raga, avete sentito questo? Una volta vieni a casa mia che ti faccio sentire il CD, quindi quello non tornerà più. Quello bisogna mettersela via, però non è detto che la qualità cal cali. No, no, ma non certo. Poi magari sì, ecco, sì, si intende anche. Da... C'è una domanda appunto per Tommaso, che forse hai visto. Sì, e... cosa ne pensi? Cosa che ne si mangia? Cosa eh, è? È, di, dipende da alcune band, alcune le, come pos, possono essere i Neurosis, come possono essere i Barones, come possono essere, vabbè, i Master, non sono in assoluto la band che io più amo, quindi. So, quando si parla di loro sono di parte, però sì, anche lì dipende da band e band. Melvins dipende da ad album ad album, perché lì ne hanno fatti talmente tanti che ci si perde. Eh, quindi sì, è, è, ma più o meno tendo ad ascoltare tutto quello che mi passano. Qualcosa quindi. che mi piace per ogni genere, più o meno, c'è. Comunque hai sempre un occhio di riguardo, ecco, per le sonorità un attimino più moderne, cioè electric wizard, sì. magari le robe quelle più pesanti, solfure, eccetera. Magari fai un periodo più fatica, ma ci sta. No, eh, sì, io, sì, sì, stesso. Eh, e comunque per le sottoculture del metal potranno diramarsi, ma tanto come sappiamo tutti, il metal è finito col uh, Injustice for all, tutto quello che dopo fa schifo, no? Sì, effettivamente sì. Giusto, quindi non neanche il 91, ma l'88 cos'era? No, es esatto, no, il 91 <ride> ci sono già venduti, perché Beh, quando cazzi, hanno sì. fatto il videoclip di One, poi si sono venduti, quindi il metal è finito eh, e nulla ha più senso. Come dice Giuseppe, Great Digger Forever, 666 è più puntate col cuore nero, che immagino sia più puntate black e più puntate in generale? Ah no, 666 e più puntate, cioè dobbiamo arrivare alla 666 che abbiamo fatto i conti, è tempo. Moriremo prima, sicuramente. Sì. Al di là delle del cose, quindi ringraziamo. Qua invece Daria propone che, grazie a questi mirabolanti ascolti, possiamo fare il mini festival. Lo organizza lei, le farà sicuramente la Girl. Quello con il Cult of Luna, giusto? Il Cult of Luna lo facciamo. Io lo farei a Sorgà, che è una località ridente vicino a dove abitiamo, che secondo me è spazio per un open air in mezzo alle risaie potrebbe anche stare bisogna avere i permessi e una Posso vedere che tipo di amministrazione esatto un'amministrazione connivente ma la vedo dura ecco su questo non a verona non c'è mai grande speranza meglio, mm. meglio bologna lì invece ci spostiamo lì va bene tommaso va bene. bene ragazzi è stato bello allora un ringraziamento ufficiale a tutti perché se siamo qua è perché c'è una community che ci spinge a dire Facciamo ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra, ci inventiamo questa roba qua, invitiamo quello là. E soprattutto abbiamo un pubblico che ha capito lo spirito e dice, beh, questa mi ha fatto schifo, però non vedo l'ora di ascoltare la prossima. Queste sono cose che... Cioè, vedere se recuperiamo. Sì, però okay. c'è gente che dice, ah, io vi ascolto più. Cioè, abbiamo, abbiamo cresciuto <ride> una fan base e questo voglio dire. E questa ci è vita. Vi ricordo che Beh, vi ricordo niente, lo sto dicendo live, ma comunque la puntata la ascolteranno anche domani cercherò di pubblicarla. Quindi, questo è un messaggio inutile, mi sono reso conto adesso. Perché ecco. cioè, loro lo so stanno vedendo. Gli altri la esatto. recuperano e si sentono questo messaggio vedi? Qua. vabbè, si è fatta una certa, sono le un quarto alle 11 di un giovedì, domani comunque si lavora. Eh, cioè, ragazzi, Beh. ringraziamo tutti, ringraziamo chi ci sta salutando. Blog music metal. Ecco. Un grazie a voi, veramente no. per il lavoro che fate. Per no, no, grazie a e per, per il lavoro che fai anche tu come ci aiuti. Tutto Vai. quello intervistare, mettere in relazione. Sai, avete creato una community di persone che si sono messi in relazione tra di loro. Fate conoscere. Ecco, questo è molto le... bello ogni volta che mi mandate una foto che vi siete incontrati ad un concerto, siete a bere un aperitivo insieme, gente che non si era mai vista, è meraviglioso. Cuori per tutti, eh. cuori per tutti veri, cioè non è che è stato bene. È bello, è bello e andremo avanti. Allora, la 666 non ve lo possiamo garantire, la 200, eh. vabbè, con calma. Faremo il possibile. <ride> Faremo il possibile. Ciao a tutti, tutti buonanotte. Tutti, buona e buonanotte, buona grazie notte. ancora a Tommaso, grazie a tutti. Grazie ciao. a voi, grazie a voi, Ciao ciao. ciao.